Possiamo passare al sesto punto all'ordine del giorno. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per esercizio 2018 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola all'assessore Grilli per la relazione. Buongiorno a tutti. Oggi portiamo all'attenzione dell'organo consiliare l'assestamento generale del bilancio di previsione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 74 in data 21 dicembre 2017, e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018, così come ci impone la normativa ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Il primo degli articoli richiamati, al comma 8, prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Premesso che ho ricevuto da poco l'incarico di assessore al bilancio e che quindi ho potuto eseguire solo un mero lavoro di ricognizione dei dati, l'assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente, perché consente di realizzare le opportune verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. L'assestamento costituisce un bilancio di verifico della gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre. L'articolo 193,2 del decreto legislativo numero 267/2000, come modificato dal decreto legislativo 126 del 2014, testualmente prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui. I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. Ora, in sede di assestamento generale, richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui è l'allegato 4/2 al decreto legislativo 118 del 2011, in base al quale deve verificarsi la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato, considerando che la congruità del fondo è condizione essenziale per poter applicare l'avanzo di amministrazione durante l'esercizio e a seguito del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo, considerato altresì necessaria la verifica dell'organo di revisione della regolarità del calcolo del fondo in oggetto, nonché il rispetto della percentuale minima di accantonamento, il responsabile del servizio finanziario ha verificato l'attuale stanziamento del fondo di riserva e di cassa, ritenendoli sufficienti a fronteggiare rispettivamente le possibili spese e le possibili necessità di casse impreviste fino alla fine dell'anno. Sulla scorta di queste premesse è richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione allegato 4/1 del decreto legislativo 118 del 2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio da preservare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio, è stato ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio.
Con questo provvedimento il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione, verifica anche lo stato di attuazione dei programmi dell'ente. Allora, sulla base della proposta di delibera agli atti, che leggo nella parte del deliberato, allora, punto 1, di apportare al bilancio di previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 118 del 2011, le variazioni di competenze di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, analiticamente indicate nell'allegato 1, di accertare, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio, in premessa richiamata e dalla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Di dare atto che sono stati segnalati debiti fuori bilancio di quell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, per i quali sono state stanziate le somme necessarie per il successivo riconoscimento. Il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo 118 del 2011. Il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1,707-734 della legge 208 del 2015, pareggio di bilancio appunto, come risulta dal prospetto allegato sub 2, quote parte integrante e sostanziale. Quale parte integrante e sostanziale? Di prendere atto delle relazioni dei responsabili dei servizi con le quali tra l'altro si relaziona in merito allo stato di attuazione dei programmi, di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 193,2, ultimo periodo del decreto legislativo 267 del 2000, di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 267 del 2000, di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in amministrazione trasparente. Ancora, sulla base delle note con cui i vari responsabili dei servizi hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e la presenza di debiti in corso di riconoscimento per i quali esiste copertura finanziaria, le richieste di variazione di bilancio relativamente ai capitoli di propria competenza, dettagli alle richieste pervenute coordinati dalla ragioneria ma condivisi con la giunta, propongo al Consiglio Comunale di approvare la variazione al bilancio di previsione in corso di gestione allegata alla delibera per le annualità 2018, 2019 e 2020. Per le entrate il Consiglio delibera sia sul titolo di entrata che sulla tipologia di entrata, per le spese sulla missione di spesa, programma di spesa e titolo di spesa. Inoltre, sempre propongo di approvare il permanere degli equilibri di bilancio e di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ex articolo 134,4 del TUEL. La variazione, come da allegato, si risolve in un incremento generale delle spese pari a 709.864,07, finanziate con un incremento di entrate per 325.535 e per una riduzione delle spese stesse per 384.329. Allora, le entrate, in merito alle entrate, ho suddiviso quindi per titoli gli incrementi sia della parte corrente che della parte capitale. Di seguito, tra l'altro, riporto le motivazioni delle maggiori entrate suddivise per titoli, che però per brevità non leggerò all'Assemblea, avendo deciso di depositare agli atti la mia relazione. Analogamente per le variazioni delle spese, riporto solo alcune delle emissioni, gli schemi delle emissioni che hanno registrato variazioni più rilevanti.
Ad esempio, dal prospetto si evince che la missione 1, servizi istituzionali, assorbe la spesa di 177.492, distinta nei suoi vari programmi. La missione 4, istruzione e diritto allo studio, assorbe la spesa di 79.500. La missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, assorbe la spesa di 46.826,60, sempre distinta nei suoi vari programmi. E infine la missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, assorbe la spesa di 131.573,25, anch'essa distinta nei suoi vari programmi. Allora, l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità: verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria e permanere degli equilibri generali di bilancio, intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio, e monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente. La variazione apportata al bilancio è in equilibrio da tre punti di vista. Pareggia le entrate e le uscite, ci sono gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, infatti le entrate correnti finanziano le spese correnti più le rate di parte capitale dei mutui e la parte spese in conto capitale si finanzia con le entrate in conto capitale. C'è l'equilibrio nei saldi di finanza pubblica, cioè tra la differenza tra le entrate che si considerano ai fini di detti saldi e le spese che si considerano è maggiore di zero. Inoltre, i vari responsabili hanno dichiarato che i residui sono in linea con quanto approvato col rendiconto dell'anno precedente. I fondi accantonati, in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, è in linea con il rischio matematicamente quantificato dei mancati incassi. Non esistono debiti fuori bilancio per i quali non siano già state stanziate le somme necessarie per il successivo riconoscimento. Infine, dalle dichiarazioni rese e verificate, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente è coerente con le strategie di medio e lungo periodo e con gli obiettivi strategici assegnati ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa con il piano economico di gestione. Grazie. Professore, il dibattito è aperto. Prego, consigliere Lai. Consiglieri, assessore, pubblico presente, buongiorno. Oggi siamo chiamati a discutere di un atto particolarmente importante per la continuazione di un'attività amministrativa dell'ente. Infatti, il legislatore ha dato come scadenza ben precisa il 31 luglio, precisando che la mancata adozione degli equilibri di bilancio è equiparato ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione e vengono applicate anche in questo caso le stesse sanzioni per la non approvazione del bilancio di previsione, cioè lo scioglimento del Consiglio Comunale. Consegnare l'intera documentazione poche ore prima della seduta del Consiglio Comunale non può essere considerata come una reale trasparenza tanto decantata da questa amministrazione. Il poco tempo a disposizione non mi permette di poter approfondire analiticamente l'intera documentazione e chiedere chiarimenti ai nuovi assessori. Il mio compito di opposizione oggi non sarà quello di effettuare la caccia all'errore contabile degli atti in mio possesso, anche perché questo ente dispone di una buona struttura burocratica che sicuramente avrà controllato attentamente le varie voci di entrate e di uscite del provvedimento. Io invece voglio analizzare le criticità presenti nei vari settori, sempre sotto l'aspetto della legalità e della trasparenza, segnalando gli eventuali dubbi nei futuri consigli comunali. Oggi avrei gradito avere una relazione di fine mandato del sindaco e confrontarla con gli obiettivi raggiunti, inseriti nei vari settori in relazione ai vari settori in relazione al PEG a loro segnato.
Avrei gradito avere una relazione del segretario generale al riguardo della conformità dell'azione amministrativa, delle leggi, dello statuto e del regolamento. Invece abbiamo avuto un atto dove risulta una serie di numeri in entrata ed uscita e una serie di comunicazioni sottoscritte dei responsabili degli uffici che tutto sembrano tranne che delle vere e proprie relazioni. Leggendo queste poche righe in mio possesso, noto i soliti numeri di entrata ed uscita senza far riferimento al reale raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEC e senza giustificare il motivo di questi movimenti. Il tutto risulta gestito in un modo superficiale e realizzato come un sistema familiare. Risulta una gestione attuata con un semplice calcolo di costi e con una scarsa conoscenza delle risorse dell'ente. Infatti, leggendo le premesse del dibattito, del deliberato, il dirigente dei servizi finanziari evidenzia che con l'inserimento delle proposte di assestamento generale del bilancio 2018 trasmesse dai responsabili dei servizi si verifica un risultato negativo di bilancio. Successivamente, con un semplice taglio di risorse effettuato dalla nuova giunta, si cerca di salvaguardare il tutto senza nessuna relazione che possa chiarire le motivazioni di quei tagli e perché effettuati in questi determinati settori. Continuando nella lettura, noto da parte del responsabile dell'ufficio legale una serie di richieste di proroghe, non specificando le reali motivazioni, portando il tutto come un semplice carico gravoso di lavoro, senza nessuna relazione che dimostri il reale carico del lavoro. Continuando sempre nelle sue quattro righe, richiede un aumento di capitale in uscita, definendoli i tutti come una semplice probabilità, dimostrando di non avere una cognizione totale del settore, forse dovuto ai carichi di lavoro che non sono stati dimostrati da una relazione dettagliata. Stesso discorso in altri settori, come ad esempio nel settore dei servizi sociali, dove si nota un'eventuale esternalizzazione del servizio asilo nido, senza spiegare i metodi, le motivazioni che inducono l'amministrazione a voler esternalizzare tale servizio, visto che lo stesso è stato ed è tuttora invidiato da tantissimi comuni. Si legge ancora una richiesta di aumento per il servizio mensa, senza specificare di quanti bambini dovrebbe aumentare il nuovo anno scolastico. Passando al settore ecologia, si nota aumenti di capitale riguardanti costi di smaltimento rifiuti. Anche in questo caso non si capisce da dove derivano le motivazioni e la reale consistenza, perché anche qui non esiste una dettagliata relazione accompagnatoria, ma semplici scostamenti e richieste di aumenti di capitoli. Infine, non leggo da nessuna parte in questo provvedimento l'andamento delle entrate della TARI e le promesse fatte in campagna elettorale nei confronti delle utenze non domestiche. Mi sarei aspettato oggi una relazione con un'eventuale variazione di bilancio, visto che stiamo approvando anche un assestamento generale di bilancio. Forse il tutto avverrà dopo il riposo delle vacanze e dopo aver capito realmente l'errore commesso in fase di approvazione delle tariffe. In conclusione, riscontro numerosi difetti che saranno trattati e meglio esplicitati durante le prossime sedute del Consiglio Comunale, con gli strumenti che la legge, lo statuto e i regolamenti permettono, sempre nell'interesse della nostra comunità e nel rispetto della legalità. Signore Laira, consigliere Pistilli. Sì, credo che il...
consigliere Laira abbia fatto già una premessa fondamentale. Insomma, se noi siamo i paladini della trasparenza, dobbiamo presentare gli atti nei termini previsti dalla legge. E anche se il regolamento dice, dichiara, almeno 2 giorni prima, quell'almeno fa riferimento agli argomenti, definiamoli ordinari. La salvaguardia e l'assestamento sono paragonabili al bilancio di previsione come importanza, hanno nel proprio grembo la gestione politico, tecnico, amministrativa dell'ente e quindi la mancata approvazione di questo provvedimento comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale. Noi lo abbiamo avuto solo qualche giorno prima e per giunta con una scarna, lo sottolineo, a nostro parere, relazione non solo da parte dei dirigenti ma anche da parte dell'organo di revisione, quasi un atto dovuto più che voluto. Se entriamo invece nel merito dei provvedimenti, dovremmo innanzitutto trovare la massima disponibilità da parte dei dirigenti, i quali devono fare un'analisi dettagliata, puntuale della situazione. Siamo subentrati ad una precedente amministrazione, tranne qualcuno che ha consolidato un diritto di prosecuzione, gli altri sono tutti nuovi e quindi un quadro completo della situazione settore per settore era indispensabile all'interno di questo provvedimento. Ripeto, non fosse altro per avere un'idea chiara della situazione, considerato che i dirigenti sono responsabili in via esclusiva della gestione dell'ente. E quindi ho notato carenze, paginette, cose che non succedevano nel passato. Potete andare a prendere le relazioni che caratterizzavano questo provvedimento qualche anno fa. I dirigenti avevano l'obbligo non solo di sedersi con me, ma di mappare la situazione settore per settore. Forse il mio intervento è un intervento strumentale, andiamo a vedere se avete ragione. Nei confronti di questo provvedimento io mi sarei aspettato anche una relazione da parte del controllo di gestione, non so se c'è ancora, dell'organismo individuale di valutazione e tutto quanto in conformità alle leggi, e ci voleva una relazione nutrita da parte del segretario generale che in un certo senso sovrintende alla questione. Ma non solo era importante questo, qui in questo provvedimento sono annoverate una serie di potenzialità, di questioni, di problematiche che hanno caratterizzato anche la campagna elettorale, che sono ancora oggi oggetto di discussione. Per esempio, io mi soffermerei un attimo per quanto riguarda l'ufficio legale, ma non perché io voglio colpire qualcuno, vi prego non fraintendetemi. Non posso avere un ufficio legale che fra stipendi, autonomia, ha soltanto, da quello che si legge, valutato 10 cause e dice che non è in grado di darci un quadro completo del contenzioso. In qualsiasi ente normale, non speciale, occorre una relazione dettagliata da parte del dirigente di quel settore, che ha anche una posizione organizzativa, ma questo fa parte di altri argomenti che affronteremo in via monotematica in prossime sedute. Occorre una relazione sullo stato attuale di ogni singola causa. Quali sono le cause pendenti? Quelle con valore determinato e quelle con valore indeterminato. Nonché il totale della richiesta giudiziaria.
sui tempi di una loro possibile soluzione e sulla possibilità e convenienza di definire anche transattivamente alcune questioni in atto, soprattutto se si rischia la soccombenza dell'ente che ci farebbe trovare di fronte ad eventuali debiti fuori bilancio. E quindi un dirigente di settore che fa? Si va a analizzare la questione. Io so di uffici che addirittura analizzano 40-50.000 pratiche. E non possiamo non sapere la mole del contenzioso in atto, in essere, presente su questo comune. Considerato che abbiamo preso un professionista di altissima qualità, così viene riportato nelle relazioni, e quindi è opportuno avere questo quadro, questo spaccato. Noi vorremmo sapere, allo stato attuale, dovevamo sapere in questa relazione quali sono le cause pendenti, quelle incardinate sia dinanzi al giudice amministrativo che a quello ordinario. È possibile avere una relazione di questo o no? È un problema mio. È possibile? È un diritto dei consiglieri? È una necessità dell'ente? Vi pongo questi quesiti. A quanto ammonta la richiesta giudiziaria presunta? È necessario relazionare sullo stato attuale di ogni singola causa? E quando abbiamo un avvocato incardinato in un'avvocatura autonoma di altissima qualità, anche capire il motivo per il quale nel momento in cui si affidano cause all'esterno che non sono di siffatta importanza e difficoltà, il motivo per il quale affidiamo le cause all'esterno. Perché se un ufficio legale di altissima professionalità addirittura in cause particolari è di supporto ad un professore, ad un ordinario, ad un professore universitario, io poi non capisco perché si affidano cause ad altri avvocati che forse non hanno, che hanno la professionalità, ma quelle cause non avevano bisogno di andare all'esterno, a meno che quella motivazione per andare all'esterno viene specificata nella deterrenza. Bisogna andare all'esterno perché la mole di lavoro è tantissima, bisogna andare all'esterno perché non è competenza della mia materia e quindi poi devo capire dove c'è l'alta professionalità. Questi sono i quesiti per non creare problemi all'ente, per non essere, come posso dire, strumentali, ma è naturale che sullo stato del contenzioso io informo i miei colleghi che noi presenteremo una mozione monotematica, perché è nostro diritto sapere come stanno le cose. Abbiamo discusso moltissimo della TAV. Voi avete previsto quasi 100.000 euro in più per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti. Questo aumento, da quello che io leggo, fa riferimento al costo smaltimento umido e rifiuti biodegradabili, costo conferimento differenziata ad altri impianti, smaltimento rifiuti. Un totale fra 25 e 23 sono 47, 48, più 32 sono 70, 80 mila euro. Dall'altra parte stiamo parlando di prevedere un bonus. Non era indispensabile dettare le linee all'interno di questo documento contabile che ha le relazioni dei dirigenti per quanto concerne questo settore, di impostare, incardinare un percorso che rassicurasse i commercianti, considerato che li avete più volte invitati, considerato che durante la campagna elettorale avete detto che noi ci siamo inventati tutto, ma poi sono arrivate le cartelle dopo il risultato elettorale e sono state botte da orbi per tutti. Ma il problema della TAV non è che soltanto riguarda i commercianti. Ci sono i commercianti, ci sono gli imprenditori. Dovete dare conto di questo impegno che avete assunto anche agli opifici della zona industriale, i quali non sono
secondari ai commercianti. In un provvedimento del genere, dove si parla di soldi, dove si chiedono soldi, lo ha chiesto l'avvocatura quando ha detto bisogno di altri 30.000 euro, lo dice il settore della nettezza urbana relativo alla TARI, abbiamo bisogno di altri 80.000 euro. Entro il 31 dovevate impostare una soluzione per la TARI, non lo potete fare più. E queste cose, commercianti, vanno dette. Vi rendete conto che le promesse, soprattutto in politica, sono delle cambiali che hanno delle scadenze, e quando quelle scadenze non vengono rispettate vanno in protesta? Voi pensate che questo sia un comizio? Vi dovete smentire su questi dati che io vi sto dando. Secondo me la prima cosa che dovevate fare in questo provvedimento era quello di rivedere l'intera contrattualistica dell'ente, perché è facoltà dell'amministrazione prevedere una riduzione fino al 20%. Con quella riduzione del 20% si poteva andare anche a valutare l'individuazione di un bonus, di un regolamento che disciplinasse la distribuzione di quel bonus, ma non certo soltanto prendendo in considerazione i commercianti. Perché quando uno studio professionale, in genere, seleziona soltanto carta, quello dovrebbe essere premiato, non castigato. Io ho subito un aumento l'anno scorso di 200 euro, quest'anno altri 200 euro, seleziono carta, mi dovreste premiare e non pagare il doppio nell'arco di 2-3 anni. È la stessa cosa per tutti gli studi professionali. Su queste cose noi ci dobbiamo confrontare. E quello che sono stati i vostri impegni, ora, come tutti noi, divengono a petto. Sarete in grado di rivedere tutta la contrattualistica, soprattutto per quanto riguarda la gara della nettezza urbana? Ma è possibile, voi che siete della trasparenza, voi che avete dei giornali telematici, dove andate a pubblicare lo starnuto se faccio o la battuta che vengo e li scrivete a iosa, tanto per distrarre l'attenzione, è una vecchia tecnica che potete praticare con qualche fedain, leone della stasiera. Perché non avete detto in questi giornali telematici che, avendo qui un responsabile dell'anticorruzione, che avete interpellato in occasione della vicenda del teatro, non avete detto che vi è arrivata una relazione da parte di Cantone dell'anticorruzione nel 2017, maggio 2017, e l'avete tenuta nascosta? Non mi guardate con quella faccia. Mi guardate con quella faccia. Questa è del segretario, del responsabile anticorruzione Cantone, 31 maggio 2017, dove dice che la ditta non ha i requisiti. Avete continuato fino al punto che è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che dice che la ditta non ha i requisiti. Queste notizie voi le avevate nel 2017, le dovevate pubblicare in quei giornali telematici che utilizzate per colpire le persone, perché il giornale deve avere una funzione informativa. E questa è una notizia fondamentale per la quale potevate intervenire sulla gara della nettezza urbana, che, guardate caso, nessuno mette in dubbio la trasparenza delle procedure, per carità, perché dobbiamo essere chiari, si aggiudica la gara con lo 0,50%. Voi sapete che in una gara di 114 milioni di euro, consigliere Giustini, la prego di concludere. Prego? La prego di concludere. Io sto parlando di un provvedimento importante. Solitamente quando si parla di bilancio si concede qualche minuto in più. Se me lo concede, per favore, grazie. Di 114 mila euro, una aggiudicazione allo 0,50%, quanto saranno? 80.000 euro, 60.000 euro, quello ribasso, certo, che io recupero nella metà degli anni con gli aggiornamenti Istat. Una gara del genere, arriva una notizia dall'anticorruzione, voi che siete i paladini dell'onestà e della trasparenza, nel 2017, siamo nel 2018, cosa avete fatto?
di fronte ad una relazione del genere. Dove sta la trasparenza? Me la fate capire? Me la fate capire? Voi avete un responsabile dell'anticorruzione in questo comune. Perché non avete fatto nulla? Voi che siete andati lì a dire che sono un delinquente, chi vota me è un delinquente. Chiaro? Non solo. Il consigliere Laira ha anche sollevato una questione dell'asilo nido. L'asilo nido è una delle nostre nicchie da sempre. Avete intenzione di procedere alla esternalizzazione. Non è che qui giochiamo da capo. Non è che qui giochiamo da capo, che questa volta non si passa. Non esistono affidamenti diretti, sia ben chiaro, non esistono affidamenti diretti. Dobbiamo andare a rivedere tutti gli affidamenti diretti, perché di volta in volta la dobbiamo finire. Io mi sono trovato all'indomani della, qualche mese prima della campagna elettorale, ad una miriade di affidamenti diretti. È finita la pagina. Noi non abbiamo mai fatto un affidamento diretto neanche per 1.000 euro. E dobbiamo anche valutare la gestione del patrimonio. La gestione del patrimonio. È vero che ci sono privati che gestiscono beni pubblici? Dobbiamo vedere come, qual è la convenzione, se possono fare cash, se è vero che fanno cash. Sono tutti documenti che ci dovete esibire. Come anche le convenzioni, le vogliamo vedere. Perché io non capisco il motivo per il quale, se la squadra di calcio dell'Acquaviva deve giocare al campo sportivo, deve pagare 8.000 euro l'anno. Quella che gioca a pallavolo, 1.500, 1,50 euro. E mi va benissimo, sia ben chiaro, non strumentalizzate anche questo. Ma noi dobbiamo comprendere le ragioni per... Anche perché poi ci sarà la replica, quindi voglio sentire. Speriamo che invece di intervenire aleatoriamente, come fate sui social, parlando e distraendo l'attenzione, tenga all'argomento, mi rispondete su questi quesiti dicendo: non è vero questo, stia tranquillo per questo, perché intendiamo fare questo, abbiamo fatto questo. Allora, se c'è questo confronto, io prenderò atto e nella mia replica dirò: prenderò atto. Questo è quello che noi vogliamo fare. Grazie. Il consigliere Dantini è assente. Si può avere un altro po' d'acqua, per favore? Sì, penso di sì. Non so. L'avete previsto in un assestamento l'acquisto del... Neanche degli equilibri? Ah, tu devi portare l'acqua, ce lo dicevi. La tua è avvelenata. Ci leggiamo tutto dei nini. E lancia, dai. Ha chiesto di parlare in attesa che torni Dantini. Buongiorno a tutti. Vorrei fare una puntualizzazione in merito alla modifica delle tariffe TARI a cui ha fatto riferimento il consigliere Laira. Alle tariffe TARI. Si aspettava in questa manovra una eventuale variazione della TARI, delle aliquote TARI. Ho sentito male. Francamente, manco io l'ho sentito. Vabbè, sono libera di. Comunque, posso fare questo intervento. Allora, la modifica alle tariffe e alle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio è prevista dall'articolo 193,3 del decreto legislativo 267 e può essere attuata in presenza di alcuni elementi. In merito alla corretta applicazione di tale facoltà da parte dell'ente locale,
è intervenuta recentemente una risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, piuttosto recente, parlo di maggio 2017. Però al fine di inquadrare la portata derogatoria della norma in disamina, occorre innanzitutto richiamare l'articolo 1,169 della legge 296 del 2006, il quale articolo prevede che gli enti locali deliberano tariffe e aliquote relativi ai tributi locali di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disposizione è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno chiarito che il termine previsto dalla norma ha natura perentoria. A tale conclusione, la giurisprudenza contabile e amministrativa è pervenuta tenendo conto delle conseguenze sanzionatorie. Infatti, la mancata osservanza del termine previsto dall'articolo 1 proroga ope legis le aliquote e tariffe dell'esercizio precedente. Il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione incontra una deroga dall'articolo 193 del testo unico sulle imposte locali, che ha introdotto la possibilità di modificare in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio. Il comma 2 dell'articolo 193 prevede infatti che con periodicità stabiliti dal regolamento dell'ente locale e comunque una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio. In tale contesto, il comma 3 dello stesso articolo 193 dispone che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1 che prevede come termine per approvare le tariffe il termine di approvazione del bilancio, l'ente può variare le aliquote e le tariffe entro il 31 luglio. La modifica delle qualifiche, poiché costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote. A conferma di questo si è espresso anche più volte la Corte dei Conti. Quindi la richiesta di riduzione delle tariffe TARI non è prevista dalla normativa. Grazie. Grazie consigliere Lattarulo. Prego consigliere Dantini. Grazie, chiedo scusa se mi sono allontanato due minuti, però purtroppo ho avuto un'incombenza. Illustrissimo sindaco, al presidente del consiglio e ai colleghi consiglieri. Obiettivamente io mi sarei aspettato da parte dell'assessore una relazione un po' più tecnica invece dalla lettura del 5 maggio, perché la lettura del 5 maggio avveniva quando andava a scuola. Perché dico questo? Perché poi sul profilo Facebook di Davide Carucci, sindaco, il sindaco cosa fa? Prendendo spunto forse dall'ultimo consiglio comunale, dice: questa è la nostra squadra di incompetenti. Ecco, la competenza avrebbe voluto, secondo il mio modesto parere, una relazione un po' più tecnica da parte dell'assessore, ma pazienza, ce ne faremo una ragione. Ora voglio lanciare un breve messaggio in merito all'ordine del giorno. È fuori dubbio che i processi di consultazione di calcolo che sono alla base delle scelte erogative pubbliche, ribadisco non familiari, non hanno ancora ricevuto da questa amministrazione e dalla precedente l'attenzione che meritano. Le scelte operate sono prive del sussidio di una moderna ricerca operativa con riferimento ai congegni di osservazione, misurazione, di raffronto, di previsione dei fenomeni che interessano i centri decisori, il tutto con le strette relazioni tra obiettivi,
risorse, variabili da considerare e strumenti a disposizione. Grazie per l'attenzione. Se ciascuno di noi, come capofamiglia, chiediamo scusa al signor sindaco se ogni volta accenniamo alla famiglia, non dovesse preoccuparsi di come venga prodotto ed erogato oltre un terzo del reddito familiare, ovviamente mi riferisco al servizio di altezza urbana, sarebbe giudicato un dissennato, che significa che è un capo di famiglia che non sa gestire l'economia familiare. Nel dibattito che dovrebbe precedere la decisione del provvedimento in esame, la ragione viene sacrificata per far posto a motivi irrazionali, a motivi di superficialità, nella fretta e spesso politicamente illogici che hanno il loro costo e dove interviene la pressione di gruppi che sanno farsi sentire e che agiscono di concerto. Si promette al gruppo B l'appoggio del gruppo A contro il corrispettivo dell'appoggio del gruppo B per un'altra proposta di A, una cooperativa sociale. È quello che è chiamato effetto di contaminazione della spesa pubblica, avviando il tutto verso un regime di privilegi trincerati, da mutua tolleranza che finisce per strozzare l'economia del nostro beneamato paese. Dalle ampie ed esaurienti relazioni di dirigenti si rilevano le criticità, quasi tutte indirizzate verso la carenza di personale. Alcune non riusciamo a comprendere, signor sindaco, quella ad esempio la relazione dell'ufficio legale, che così recita: l'ufficio legale e contenzioso, come già abbondantemente illustrato in precedenti relazioni da parte dello scrivente responsabile, non può avere precisa contezza del contenzioso pendente. Se l'italiano è una lingua non anglosassone e quindi ogni parola ha il suo significato, vuol dire che il responsabile dell'ufficio legale non riesce a quantificare il lavoro che deve fare. In particolare richiede continui rinvii senza alcuna motivazione. Stranamente, però, da una parte dice di non avere precisa contezza del contenzioso pendente, come riportato appunto nella relazione di assestamento di equilibrio di bilancio, dall'altra chiede ulteriori somme per 43.000 euro per eventuali situazioni negative di bilancio. Cioè, fatemi capire, se tu non hai precisa contezza, perché chiedi ulteriori 43.000 euro? A che pro? Mi auguro che a questa domanda ci sia una risposta. Ancora sempre a titolo esemplificativo, perché non voglio annoiarvi, ci mancherebbe altro, si chiede quali provvedimenti abbia adottato l'amministrazione Carlucci sulla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 558 del 31 maggio 2017 e sulla sentenza del Consiglio di Stato del 2018 in merito all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. E a merito di questo voglio dare solo una breve lettura di quello che dice la delibera dell'ANCA, dell'anticorruzione. Dice: comunicazione, risultanze istruttorie, nota protocollo ANAC numero 6438 del 17 gennaio 2017, in esito all'attività istruttoria venivano comunicate al direttore RUP dell'ambito raccolto ottimale Aro numero 5 della provincia di Bari, alla consigliere Dantini, non è attinente all'ordine del giorno. La lettezza urbana non è attinente? Non è attinente il fatto che l'ANAC dice che la procedura di affidamento era apparsa contraria ai principi? Non è attinente all'ordine del giorno. Che parla di parità di trattamento e non di discriminazione, nonché economicità? L'economicità che cos'è? Qua stiamo parlando della TARI, stiamo parlando di una tassa. Mi sembra troppo generico come argomento. Non è all'ordine del giorno. Sì. No. La prego di attenersi. La TARI non è all'ordine del giorno. Ho capito. La prego di attenersi. Presidenza, ricordo, sempre due pesi, il doppio pesismo vostro è questo. Vado avanti. Non è vero, consigliere D'Antonio. Non si preoccupi. Io ho il dovere di ricordarglielo. Va bene, ok, d'accordo. Perché poi mi sorge, perché quando leggo sia la sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda la concessione e sia per quanto riguarda l'ANAC, mi sorge un dubbio, che è un dubbio legittimo. Come mai il signor sindaco, che ha fatto a suo dire dalla professione di giornalista la ricerca dell'opacità, dell'azione amministrativa pubblica, tanti da definirsi l'unico sindaco capace di denunciare fatti poco chiari, nulla ha comunicato in merito ai citati provvedimenti? Io mi sarei aspettato una comunicazione, una presa di posizione legittima. Non c'è stato. Chiedo il perché. È un silenzio assordante che in merito ad altre situazioni l'avrebbero visto grande mattatore e fustigatore di costumi. Avete fatto una campagna elettorale
su due principi di cui io sono pienamente consapevole, che l'onestà e la trasparenza. Però poi leggo gli atti e, per carità, qualche dubbio mi viene. La manifestazione pubblica esterna del nuovo Consiglio, ma forse è meglio qualificarla quale presentazione della nuova Giunta, non riteniamo di intervenire, riservandoci sì dal domani di chiedere sedute monotematiche su argomenti delicati e che a nostro avviso stanno minando la stessa esistenza della tanta vostra decantata trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa. Le relazioni dirigenti sono talmente insufficienti nelle motivazioni che non consentono alcun commento e pertanto non perderemo inutilmente tempo. Ci riserviamo di intervenire sugli atti di gestione, cioè sulla concretezza della gestione, perché le poesie le ascoltiamo in un altro momento. In mancanza di risposte esaustive, sarà nostra cura riflettere un giorno in più per trasmettere eventualmente l'intero fascicolo agli organi esterni competenti, convinti che quelli interni abbiano avuto modo di valutare. Ora chiedo che questo mio intervento venga posto agli atti. Viene tutto registrato, consigliere? No, devo depositarlo. Grazie. Prego. È comunque stato registrato dalla Sinotipia, però lo acquisiamo. Grazie, consigliere Dantini. Prego, consigliera Sardone. Buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi consiglieri, buongiorno a voi cittadini. Innanzitutto ringrazio l'assessore Grilli per essere entrata immediatamente nel merito dell'argomento in discussione in pochi giorni e per aver relazionato nel merito. Io voglio mettere da parte la retorica e le strumentalizzazioni per dare qualche risposta rispetto ai quesiti che sono stati posti dai consiglieri di opposizione. Innanzitutto, come si evince dalla relazione fatta dall'assessore Grilli, possiamo affermare che i tagli che sono stati previsti per l'assestamento di bilancio sono tagli fatti sull'aumento richiesto dagli uffici, non sono tagli fatti sul bilancio dell'anno precedente. Gli uffici hanno richiesto degli aumenti per quanto riguarda i capitoli di spesa di competenza dei singoli uffici, poi chiaramente è stata fatta una ricognizione e da quell'aumento di spesa sono stati fatti i tagli necessari per l'assestamento di bilancio. Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, volevo fare una precisazione, perché prima è stato detto dal consigliere Laira che è stato previsto un aumento. Ora, il servizio di mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, nel quale il comune contribuisce alla spesa prevista dall'appalto del servizio di refezione scolastica. La restante parte della spesa viene sostenuta direttamente dagli utenti in base alle fasce che sono state deliberate dalla giunta comunale e sulla base anche del proprio ISEE. Ora, se sono stati previsti degli aumenti, evidentemente in sede di iscrizione al nuovo anno scolastico ci sono state più richieste, quindi più bambini iscritti, e per questo no, perché lei chiedeva, chissà perché, è stato richiesto un aumento della spesa per il servizio di refezione scolastica. Il calcolo è stato fatto ovviamente dagli uffici sulla base del numero di nuove iscrizioni. Per quanto riguarda il settore legale, subito dopo le elezioni ho avuto premura di recarmi nell'ufficio dell'avvocato Milella per chiedere un po' di informazioni rispetto a quella che è stata la gestione in questi anni del settore legale, perché io penso che sia compito di tutti i consiglieri comunali controllare, verificare e essere a conoscenza di quello che accade in questo comune. Allora, l'avvocato Milella mi ha fatto leggere una serie di documenti e insieme abbiamo analizzato le spese che sono state sostenute in passato e che sono state anche spese che non sono state sostenute perché ci sono stati dei risparmi, e posso affermare sulla base di quanto ho verificato che per quanto riguarda il pregresso fino ad oggi c'è stato un risparmio
di spese per l'avvocato difensore per cause di competenze dell'avvocatura comunale, come diciamo, previsto dalla legge, e per cause conclusesi favorevolmente di 28.586,46 euro, calcolo fatto per difetto. È un risparmio per cause conclusesi sfavorevolmente di 39.676,49 euro, sempre calcolo fatto in difetto. No, voglio precisarlo questo, perché oltre a parlare di quello che c'è da discutere per il futuro, c'è anche da raccontare cosa è successo in passato rispetto a quelli che sono i risparmi che il Comune ha potuto, in qualche modo, soldi che ha potuto recuperare rispetto a quanto veniva speso precedentemente dall'amministrazione comunale. Il totale di risparmio per le cause conclusesi favorevolmente e sfavorevolmente a carico dell'avvocatura comunale è di 68.262,97 euro. Risparmi inoltre ci sono stati anche per i pareri legali di 28.956,24, pareri che precedentemente all'assunzione dell'avvocato Milella venivano richiesti all'esterno. Se il Comune inoltre non avesse assunto un avvocato esperto per coprire il relativo posto vacante in pianta organica, al 31/12/2014 non avrebbe mai potuto svolgere la revisione straordinaria dei residui sui capitoli di bilancio per spese legali, causando pertanto la caduta dell'amministrazione. C'erano, ci tengo a sottolinearlo, somme residue risalenti fino al 98, cioè somme impegnate e mai disimpegnate. Per esempio, nel 2014, attraverso la revisione straordinaria, sono stati recuperati 173.653,26 euro, somme che diversamente, se non fossero state disimpegnate dall'avvocato Milella, sarebbero state perse. Ora, a questo aggiungo che per legge l'assunzione dell'avvocato Milella andava fatta con mobilità entro il 2013, pena blocco delle assunzioni per mancato rispetto del patto di stabilità causato da procedure risalenti ad anni passati. Infine, con l'avvocato Milella il Comune, possiamo affermare, ad oggi ha risparmiato 585.105,97 euro. Grazie. Grazie, consigliere Sardone. Prego, sindaco, poi consigliere Spinelli. Saluto tutti. Mi sembra evidente che, insomma, intanto ringrazio l'assessore Grilli per la sua compiuta relazione, molto dettagliata, molto chiara, che è stata depositata nei tempi. In realtà non c'è stato nessuno sforamento, il rispetto dei tempi è stato totalmente assoluto. E si sono sentite onestamente qui tante cose. Io capisco che l'opposizione debba fare il suo ruolo, il suo lavoro. Voglio sperare che lo faccia meglio, diciamo, che in passato, quando abbiamo visto per oltre un anno questi banchi vuoti. E che si faccia appunto seriamente opposizione, seriamente, in maniera costruttiva e in maniera precisa. Io devo dire che, insomma, ci sono molte cose che andrebbero, si è detto di tutto, un po' si è fatto, se mi concede una battuta, il consigliere Pistilli, mi sembra che più che al gruppo misto abbia aderito al fritto misto, perché abbiamo sentito argomentazioni di tutti. Sindaco, una battuta non la si può concedere. Rispettilo. E non si può parlare, però questi interventi è giusto che si facciano, però non è che dobbiamo fare i zibaldoni in cui si parla di tutto, cioè o si sta, altrimenti anche noi possiamo, tutti, poi io posso parlare di quello che sta succedendo, non lo so, in Angola, possiamo parlare, no, si deve cercare di stare nell'argomento, all'ordine del giorno. Dunque, innanzitutto vengo subito dalla questione che ha appena enunciato la consigliera Sardone.
Ma voi veramente pensate di dover difendere un passato in cui si è largheggiato in cause e contenziosi affidati a decine di migliaia di euro alla volta? Questo era il passato di Franco Pistilli sindaco, che il commissario straordinario, per il bene di tutti, ha voluto cancellare. Questo è il vero nodo. Qui si vuole ritornare a un passato, a un andazzo in cui non c'era l'ufficio legale che scriveva una relazione dettagliata. Non è vero, consigliere Dantini, che non spiega benissimo, spiega che c'è una montagna che si sta smaltendo di contenziosi che rivengono dal passato e che sono stati lasciati lì a marcire per anni, facendo maturare interessi in cui il comune, la collettività ha perso un sacco di soldi nel passato, la collettività, grazie a questo andazzo. E io vedo, se ci sono delle pecche, dobbiamo assolutamente, diciamo, biasimarla, ma in realtà io vedo che l'avvocato spiega bene che ci sono l'ufficio legale contenzioso, come già abbondantemente illustrato in precedenti relazioni da parte dello scrivente responsabile, non può avere precisa contezza del contenzioso pendente. Tuttavia si ritiene che in relazione al capitolo PEG 450, in la disponibilità residua spese per viti, ragione del fatto che mancano 6 mesi al termine dell'anno, sia insufficiente a garantire la copertura delle probabili spese, per cui si ritiene prudente ed opportuno integrarla di almeno ulteriori 13.000 euro. È chiaro che è un calcolo che si fa sulla base dell'esperienza annuale, di quello che ogni anno si spende normalmente. E poi, noi, tra l'altro, l'ufficio legale e le spese legali sono quelle che tagliamo di più ogni anno quando dobbiamo fare la salvaguardia di bilancio. Quindi, quindi alla fine si arriva a un 35.000 euro e di spese. Insomma, questo, la salvaguardia di bilancio, per andare al fatto, perché poi non si capisce, se ci si perde in mille rivoli, ma non si dice e non si evidenzia abbastanza che questa salvaguardia è molto attenta alla istruzione e diritto allo studio, con una spesa in più di 79.500 euro. È molto attenta allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio, nella quale si interviene con altri 46.000 euro. È molto attenta ai diritti sociali, alle politiche sociali della famiglia, con una spesa di 131.000 euro in più rispetto a quanto preventivato. Quindi chiedo di andare al nocciolo della questione, non di perdersi in mille rivoli, in mille polemiche o battutine come quella che fa il consigliere Dantini sulla famiglia. Ricordo che lui deve tutto a suo padre, ha ereditato il patronato dal padre, e quindi voglio dire, è l'ultima persona che può dire. Dunque, interverrà il momento giusto. Silenzio, non interrompete. Per quanto riguarda alcuni punti che sono stati posti, gli atti sono stati consegnati da lunedì, mi risulta, quindi non poche ore prima, e la revisione, il parere del revisore è arrivato venerdì, quindi siamo nei tempi, siamo oltre le 48 ore, giusto? Quindi siamo nei tempi, non è vero che sono arrivati all'ultimo minuto gli atti, perché da lunedì. La relazione di fine mandato, chi è che ha detto, ecco l'AERA, che dice che la relazione è già stata depositata,
Poi dopo voi avete chiesto i pareri di tutti, cioè non lo so, un altro po' che mia figlia deve fare il parere su questi atti. Il TUE stabilisce chiaramente chi può fare i pareri o no, cioè altrimenti facciamo il festival del parere e quindi tutti i pareri chiesti dal TUE ci sono, quindi è inutile chiedere il parere, non lo so, di... i pareri che necessari ci sono, non possiamo inventarci, sarebbe bello però sarebbe giusto che facesse il parere anche, non lo so, la Presidente del Consiglio, la Segretaria, no, ci sono i pareri che ci devono essere, non ci possono essere altri pareri. Dunque, poi un'altra questione, l'esternalizzazione del servizio nido. Questa è una questione che viene posta. Voi dovete sapere invece delle difficoltà. Noi il servizio nido comunale è un fiore all'occhiello e noi lo abbiamo mantenuto come tale. Tuttavia il nido comunale presenta grosse difficoltà perché il personale è vicino alla pensione in buona parte e quindi noi riteniamo necessario non sulla base di un nostro capriccio ma sulla base di un'analisi che è stata fatta dai revisori, dal controllo di gestione che ha visto che questo servizio per quanto sia giusto tuttavia è in perdita, ma non tanto dal punto di vista economico, nel senso che ci costa 300.000 euro all'anno, ma dal punto di vista sociale, cioè non garantisce quelle famiglie che deve garantire, perché c'è un numero di personale che va in esaurimento, che non può essere nemmeno sostituito integralmente con delle assunzioni. E come si fa? Io ho fatto i confronti con alcuni comuni come Gioia del Colle, Putignano e tanti altri dove esiste la gestione mista, cioè comunale e privata, selezionati con una gara e grazie a questa gestione si riescono a garantire 50 famiglie. Noi abbiamo invece difficoltà attualmente a garantirne 12 o 16. Per le difficoltà, per la carenza del personale, purtroppo sono successe cose anche gravi. Una dipendente che ha avuto un grave malore durante un infarto, durante il lavoro. Allora, qua io, siccome noi non siamo l'amministrazione che nasconde la polvere sotto il tappeto, su quello vogliamo e dobbiamo intervenire in maniera chiara e seria per riportare il servizio a livelli di gestione, a livello di garanzia che deve avere nei confronti della città e delle fasce deboli soprattutto, perché devono essere soprattutto le fasce deboli, i lavoratori, le lavoratrici a servirsi del nido comunale, molto più che adesso. Quindi c'è stata finora una difesa del servizio nido comunale, ma va riformato, perché altrimenti se non si riforma attraverso una esternalizzazione parziale, noi non daremo il servizio giusto ai cittadini e soprattutto non lo daremo alle fasce deboli. Ecco, per quanto riguarda la questione evidente, questi più 100.000 euro che si registrano nel settore rifiuti sono legati a emergenze che continuamente scoppiano nel settore della gestione dei rifiuti. Sapete che la terza è stata chiusa, siamo costretti a portare i rifiuti in provincia di Taranto, fuori provincia, quindi con costi maggiori. Quindi è normale che ci sia stato questo aumento e questo, dobbiamo dirlo chiaramente, non promette nulla di buono per il futuro, per i costi del servizio. Perché è chiaro, noi siamo chiari, però i costi in futuro io sono chiaro e parlo molto chiaramente. Questo è un problema che ci dobbiamo porre per il futuro. Invece per quanto riguarda il problema della TARI, che viene sollevato qui in maniera, ecco, come ha detto la consigliera Lattarulo, non è affatto vero che entro il 31 luglio potevamo cambiare le tariffe. Chi lo dice, scusate, ma non è competente, è incompetente, perché la legge dice chiaramente che si può, però farvi parlare, consigliere Pistilli.
Non interrompete! Allora, la legge dice che le variazioni si possono fare in aumento, quindi che noi possiamo andare a chiedere altri soldi più ai cittadini. Questo dice la legge. In questo caso, per fortuna, non c'è stata questa possibilità, oppure volevate che aumentassimo, facessimo un altro bollettino da mandare ai cittadini per recuperare ulteriori soldi. Quindi, se non era questo che volevate, avete detto, lanciato una cosa così, che però non trova riscontro, non si poteva modificare entro il 31. Noi abbiamo una strada che io ho indicato sin da prima, quando ero ancora sindaco della scorsa legislatura, sin dal primo, prima delle elezioni, e sto andando avanti su quella strada. Ho scritto all'ufficio ragioneria il 22 giugno, scrivendo che gli aumenti, le criticità per alcune categorie rischiano di determinare un impatto sociale eccessivo con ricadute in termini occupazionali, e quindi ho chiesto agli uffici comunali competenti una disponibilità, qualunque sia l'amministrazione che si insegnerà, a valutare attentamente azioni amministrative volte a mitigare tale impatto socio-economico al fine di evitare ripercussioni negative sul territorio. E quindi si è proposta la costituzione di un tavolo di concertazione permanente per il monitoraggio delle azioni volte al supporto dell'amministrazione comunale nella elaborazione delle manovre di entrata del tempo, che può si è proposta la costituzione di un tavolo di concertazione permanente per il monitoraggio delle azioni volte al supporto dell'amministrazione comunale nella elaborazione delle manovre di entrata dell'ente. E quindi è la costituzione delle prossime variazioni di bilancio di appositi capitoli per erogazione e contributi agli operatori economici coinvolti nelle ripercussioni delle citate criticità, secondo modalità da definirsi in seno al precitato costituendo organismo. Abbiamo mostrato questa lettera anche all'incontro che abbiamo avuto con i commercianti qualche settimana fa. E facendo seguito, ieri ho ribadito, dopo averlo più volte detto al direttore di ragioneria, con il quale si stava lavorando su questo impegno, che sto chiedendo tempi e modalità dell'attuazione di questo fondo. Quindi abbiamo una chiara cognizione di quelle che sono le categorie sulle quali interverremo. Sono 119 utenti suddivisi in 22 utenti della zona industriale, 52 ristoranti e pizzerie, 24 bar, caffè e pasticcerie e 21 gestori dell'ortofrutta. Abbiamo quantificato qual è il contributo che noi possiamo dare per venire incontro a queste categorie, e interverremo. Se lo abbiamo detto, lo facciamo. Stiamo mantenendo la promessa. Sindaco, ancora un minuto. Quindi, ovviamente, purtroppo su questo sappiamo che si sta facendo una grande strumentalizzazione, si sta facendo terrorismo psicologico. Voglio ricordare che le tariffe, i bollettini sono a rate e sono a bisbonari, quindi voglio dire, se ci sono dei test si può dilazionare, quindi non mettiamo nei commercianti o nelle altre categorie il terrore, perché questo si sta facendo. Spieghiamo e noi la soluzione la stiamo trovando e non ci sono problemi. Certo, non saremo inflessibili nei confronti di chi evade. Perché poi dobbiamo dirlo, che l'evasione, il mancato gettito, le persone che non pagano, poi per loro pagano gli altri. Quindi su questo siamo d'accordo, che siamo tutti quanti inflessibili, perché su questo dobbiamo essere fermi. Se invece vogliamo difendere l'indifendibile, e là non ci trovate d'accordo.
Bene, concludo, grazie. Grazie Sindaco, prego consigliere Spinelli. Allora io volevo un attimino, Presidente, se per caso il mio intervento non è attinente, me lo dica che interrompo la discussione. Per quanto riguarda il consigliere Dantini, credo anche l'Aira e il consigliere Pistilli, hanno parlato della questione relativa alla sentenza del Consiglio di Stato per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Io vorrei evitare di creare degli allarmismi in questo momento, anche perché se in Italia vige un principio che è quello della presunzione della non colpevolezza, non è ancora detta l'ultima parola su tutto quello che ci sarà da fare. Ci sono dei giudizi penali che sono pendenti e che non si sono ancora conclusi. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che probabilmente... Consigliere Spinelli, però come ho fatto per il consigliere Dantini, devo ricordare che non è all'ordine del giorno l'argomento. Interrompo allora, interrompo. Grazie. Ma io ho il dovere di disciplinare i lavori del Consiglio. Va bene, consigliere allora... Dantini, mi dispiace. Io sono per il rispetto del regolamento. Vabbè, poi glielo dico privatamente al consigliere Dantini. Spinelli. Ok. Grazie. Scusate, io ho fatto la premessa, se per caso non ci sono i presupposti io interrompo il discorso. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Montenegro. Volevo fare un intervento in base all'intervento del sindaco sulla TAR. Ovviamente le classi più colpite per quanto riguarda la TAR sono gli imprenditori, dal piccolo al grande imprenditore. Lei, sindaco, non mi può dire che inizialmente ha innalzato il prezzo della TAR in maniera vertiginosa, poi successivamente mi va a dare un contributo per sminuire questo aumento esorbitante da parte della TAR. In campagna elettorale, sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza, sono state fatte delle promesse, presi degli impegni con i cittadini. La politica, ogni qualvolta che va a insediarsi, specialmente la maggioranza, mira essenzialmente al bene comune. Lo dicono tutti i consiglieri agli interventi fatti, ma ovviamente non combacia alla concretezza, alla realtà. L'amministrazione deve curare e salvaguardare gli imprenditori in primo luogo. Perché sono il cuore della nostra città, l'economia della nostra città. Io verifico che il centro-sinistra in realtà non fa la politica dell'occupazione, ma opera la politica della disoccupazione. L'aumento delle tariffe della TAR ovviamente va a indebolire gli imprenditori e nello stesso tempo porterebbe anche a un impoverimento della società stessa, dell'azienda stessa. Le tasse delle imposte statali, le tasse ufficio registro, le tasse delle spazzature, le spazze dell'IMU. Il sottoscritto paga 1000 euro al mese di IMU per la proprietà che ho acquisito. Sapete che significa un'attività pagare 1000 euro al mese di IMU? È tanto. O pagare la spazzatura e altre spese. Quindi noi come imprenditori, specialmente nella zona PIP o nella zona che il sottoscritto si trova, va in grosse sofferenze per andare avanti. La concorrenza è quella che è e tutto quello che ci circonda, l'economia sta andando sempre al precipizio. Allora sindaco,
lei si deve impegnare in prima persona a salvaguardare l'imprenditore e per creare l'occupazione. Ci deve essere questa proporzionalità tra la politica e l'imprenditoria locale, l'artigianato locale, il commercio locale e quant'altro. Quindi lei ha agevolato i cittadini che le tariffe sono diminuite, ma è andato ovviamente ad incrementare le tariffe all'imprenditore. E questo non va bene. Bisogna rivedere, riformulare l'intera tavola, sedersi a un tavolo, non solo la maggioranza, ma confrontarsi anche con la minoranza. Noi possiamo portare sul tavolo di lavoro proposte migliori delle vostre, senza offesa a chi è di maggioranza, se è vero che ci sia un bene comune. Tra l'altro noi non miriamo le quote, miriamo al benessere di tutta la nostra comunità. Allora, questo è un discorso di tipo politico. Adesso andiamo a un discorso di tipo tecnico. Io, sviscerando gli equilibri di salvaguardia, ho notato ovviamente, al di là dei capitoli, una spesa, un trasferimento di spese da un capitolo all'altro, una diminuzione, un incremento in altri capitoli, non è altro che uno standard degli anni passati. Ovviamente l'assessore non posso addossare la colpa, visto che si è insediato da qualche giorno, ha letto quello che effettivamente gli ha conferito il dirigente, che tra l'altro è una persona molto preparata, nulla da dire sul nostro dirigente dell'economato. Allora sindaco, bisogna vedere punto per punto questa relazione dell'equilibrio di bilancio, vedere dove ci sono le spese superflue, diminuire, e ovviamente quando si parla di affidamenti diretti, per le determine dirette, bisogna fare tipo una gara di appalto con buste chiuse. Andiamoci fatti. Il sottoscritto ha partecipato più volte alla fornitura dell'ente, che è mia moglie, non sono io l'imprenditrice, altrimenti ci sarebbe una incompatibilità. Io ho fatto e ho pregato al terzo piano di aprire le buste davanti alla politica, onde evitare che ci siano atteggiamenti di corruzione. Io ho vinto qualche gara di fornitura di qualche centinaio di euro con l'apertura delle buste chiuse. Allora, ogni qualvolta si deve fare una determina, un affidamento diretto, si deve fare anche a busta chiusa, anche di 1.000 euro, di lavori nell'ambito pubblico, dei lavori pubblici, quello che si dà in affidamento diretto. È chiaro, sempre cosa voglio dire. Questa è la massima trasparenza. Non è che andiamo a dare un lavoro, a conferire un lavoro a una persona perché è un amico nostro, è l'amico dell'amico, e per quanto riguarda anche l'affidamento degli avvocati per eventuali contenziosi. Andiamo ai contenziosi, al di là dei numeri che ha esternato il consigliere Sardone o altri consiglieri. Allora, ripeto, l'amministrazione mira essenzialmente al risparmio sotto tutti gli aspetti, nella sua interezza, anche per quanto riguarda i contenziosi. Se c'è la possibilità di evitare i contenziosi, bisogna evitare, andare in Cassazione. Per quanto riguarda i contenziosi di vecchia data, ovviamente trovare dei sistemi, delle modalità per ridurre le spese ai minimi termini. Bisogna eliminare i vecchi meccanismi di affidare i contenziosi all'amico dell'amico nella spartizione politica. È meglio essere chiari. Voi vuoi fare... Sindaco, non interrompa, sindaco. Silenzio! Se ci sono silenzio! Se eventualmente ci saremo noi presenti, se avete l'accortezza di invitare la minoranza, quando ci saranno i cortezzi, con una missiva scritta, oppure un libro, noi verremo ai sorteggi degli avvocati. O quando ci saranno eventuali appalti pubblici, o con le determine, come? Silenzio! Consigliere Montenegro, però le ricordo l'ordine del giorno. Sindaco, non interrompa. Sindaco, io innanzitutto quando dobbiamo formulare le commissioni spero di stare alla terza commissione.
perché è il mio settore. Allora, ritorniamo al dunque. Ovviamente questa relazione dell'equilibrio di bilancio, secondo mi riguarda, per quanto mi riguarda, un copia e incolla delle precedenti, della precedente amministrazione. Ovviamente adesso saremo a vedere la nuova amministrazione con l'insediamento di nuovi consiglieri, le new entry che hanno voglia di lavorare, tanta voglia di lavorare, vediamo che cosa saranno capaci a fare. Ovviamente noi saremo vigili ai vostri lavori, attenti, e vedremo prossimamente che cosa ne verrà fuori. Grazie. Grazie consigliere Montenegro. Consigliere Colafemme. Io volevo fare delle raccomandazioni al sindaco anche relativamente agli argomenti dei quali si è parlato, in particolare riguardo alla questione della Tari. La raccomandazione è quella di dare la massima, cioè partendo dal presupposto che ci dovrebbe essere una qualche assunzione di responsabilità in merito a quello che parrebbe essere un errore forse strategico nella definizione delle aliquote, e che naturalmente comporta anche un'analisi da parte dell'amministrazione e del Consiglio di quello che sarà, di quelle che saranno le aliquote per l'anno a venire, perché naturalmente laddove si vanno a rifondere gli operatori che hanno visto un incremento sostanziale dell'aliquota quest'anno, dovrebbe esserci una previsione di riequilibrio delle aliquote per l'anno a venire. E quindi la raccomandazione è quella di utilizzare, laddove possibile, anche con la possibilità in futuro di modificarne il regolamento, la consulta delle attività produttive come luogo di confronto con gli operatori del territorio che sono colpiti dall'incremento delle aliquote, e di dare anche la massima pubblicità agli strumenti che possono essere individuati per risolvere questa problematica. Nello stesso tempo l'invito è quello anche di individuare uno strumento di concertazione anche con l'opposizione, laddove le opposizioni, la minoranza vada ad individuare degli strumenti che possono rendere meno pesante per gli operatori il pagamento delle aliquote, nonché eventuali risparmi, delle proposte progettuali che possono venire anche dalle minoranze, dovrebbero essere considerate dalla maggioranza nell'individuazione delle soluzioni. Io penso ad esempio per gli operatori nella ristorazione, bar, ristoranti, eccetera, la potenzialità di ridurre o esentarle dalla TOSAP come sistema di mitigazione del maggior costo che c'è sulle aliquote di quest'anno, così come ci possono essere altre iniziative relative espressamente alla questione dei rifiuti che possono prevedere dei miglioramenti che possono essere consigliati anche dalla minoranza. E in seguito l'altra raccomandazione riguarda l'ufficio legale, perché essendo così dibattuta la questione dell'ufficio legale, delle spese dell'ufficio legale, eccetera, eccetera, credo sarebbe opportuno rendere nota una relazione ufficiale su quelli che sono i costi dell'ufficio legale negli ultimi 5 anni, magari comparati con il passato, e su quelle che sono le modalità utilizzate nell'affidare incarichi ad altri legali, che penso la logica vorrebbe che un responsabile di un ufficio legale non possa occuparsi di civile, amministrativo e penale insieme, però questa cosa andrebbe sviscerata, e quindi io suggerisco di rendere pubblici i dati e fa attraverso una relazione messa a disposizione del Consiglio Comunale. Terza raccomandazione, me la consentirà, l'avevo pensata in relazione alla prima parte di questo Consiglio che si è svolta in Piazza dei Martiri. In Piazza dei Martiri sostano questi
banchetti di legno che sono stati realizzati anche attraverso i fondi di cuore ottenuti da Cuore della Puglia. So bene che si tratta di stalli non in toto di proprietà del comune, però ecco, sarebbe opportuno trovare una soluzione che potrebbe essere quella di affidarli ad un'associazione come ad esempio la Proloco, qualora dovesse rendersi disponibile a metterli in un deposito e a preoccuparsi della manutenzione. Nonché, ecco, sarebbe opportuno che chiunque utilizzi quegli stalli paghi un nolo, perché ci sono attualmente questi stalli, distribuiti in Piazza dei Martiri anche ad attività commerciali che, a quanto mi risulta, non pagano nulla per poterli avere né si preoccupano della loro manutenzione. Anche nelle prospettive di poter creare un domani in Piazza dei Martiri una sorta di mercatino periodico, ecco, sarebbe opportuno rendere quegli strumenti che sono pubblici, ecco, controllabili in qualche modo e manutenibili da qualcuno che se ne preoccupi. Grazie. Grazie consigliere Colafemmina. Consigliere Di Vietri. Grazie Presidente, saluto tutto il Consiglio, la Giunta, i tecnici presenti e il pubblico dei cittadini in sala. Sentendo gli interventi in relazione all'assestamento di bilancio, ho avuto come l'impressione, soprattutto da parte degli ex amministratori, dei consiglieri con maggiore esperienza alle spalle, che forse gli sfugga il fatto che negli ultimi anni la materia finanziaria, la materia di bilancio degli enti locali è stata riformata in maniera assai profonda. Non si tratta più, non ci sono più le stesse identiche modalità del passato, non ci sono più le stesse identiche scadenze e gli obblighi e i vincoli di bilancio sono diventati sempre più stringenti, tanto da lasciare, e questa è una missione che abbiamo fatto anche in passato in consiglio comunale durante la precedente amministrazione, sempre meno spazi alla manovra politica e sempre invece più spazi ai tecnici e alla burocrazia. Quindi ovviamente con questo condivido l'opinione che è stata espressa da tutti i colleghi consiglieri che sono intervenuti prima di me. Abbiamo degli uffici assai competenti nel settore che sono in grado di rispettare la normativa assai complessa in maniera pedissequa, e questo però riguarda tutti gli aspetti, sia quelli tecnici finanziari sia quelli della procedura. Quindi questo per dire cosa? Che rispetto ad alcune cose che sono state sollevate all'inizio del dibattimento di questo punto all'ordine del giorno, come per esempio le relazioni dei dirigenti, non mi sembra corretto dire che su un provvedimento di praticamente 85 pagine non ci siano delle relazioni. Abbiamo 15 pagine di relazioni dei dirigenti che vanno ad analizzare per il settore di propria competenza quali sono gli obiettivi che il piano degli obiettivi e il PEG avevano attribuito al loro settore, quindi quali sono gli obiettivi che hanno raggiunto, quali sono le necessità dei servizi per cui sono responsabili, quindi tutti quanti, questa è una cosa unanime, sollevano la problematica relativa al necessario rafforzamento del personale, perché questa è una cosa di cui non abbiamo fatto mistero anche in campagna elettorale, l'abbiamo detto pubblicamente, sulla questione del personale. In 5 anni non siamo riusciti a fare le riforme che erano necessarie, e questo per una serie di ragioni tecniche. Sapete bene, prima l'ha citato la consigliera Sardone, c'è stato nel 2013, abbiamo pagato lo sforamento del patto di stabilità riveniente da amministrazioni passate, ma poi abbiamo avuto per 2 anni e mezzo il blocco delle assunzioni, perché ricordate bene, Renzi aveva fatto finta di abolire le province, quindi c'era l'obbligo di assorbire quel personale da parte degli altri enti locali, e di conseguenza noi siamo rimasti ingessati da questo punto di vista, tant'è che a fronte di un personale, per piacere consigliere, se lo può silenziare, non lo so, però ha assunto anche un obbligo davanti ai cittadini, se lo può silenziare, allora consigliere io glielo dico col massimo rispetto, ma guardi, posso
posso... No, no, non interloquite, consiglieri. Io le chiedo la cortesia di silenziare il telefono. L'ha già detto, consigliere Montenegro. Consigliere, l'ha già detto, abbiamo istituito la conferenza dei capigruppo, provvedere. Io le lo dico col massimo rispetto, nel senso che basta silenziare il telefono. Ovviamente lei deve lavorare e deve rispondere, però le assicuro che anche io da impiegato ho chiesto la stessa cosa al Presidente del Consiglio, perché preferisco non ritrovarmi domani il doppio del lavoro di oggi, perché non vuol dire che l'impiegato non debba lavorare. Vabbè, comunque, spero che riuscirà a scattare la sua mail del telefono rispondendo comunque. Dicevo, ovviamente ho perso il punto. Rispetto quindi alle relazioni dei dirigenti, alle 15 pagine di relazioni che sono presenti, tutti quanti sollevano la necessità di rinforzare il personale. Ho spiegato le ragioni per cui non siamo riusciti a fare un passato. Abbiamo previsto un piano assunzionale di 12 nuovi elementi, però siamo, rispetto a un organico di 140 persone previste sulla carta, a molto meno della metà, siamo sotto i 60 dipendenti. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, le relazioni dei dirigenti mi sembrano comunque delle relazioni che entrano nel merito delle questioni, perché intanto definiscono gli obiettivi che hanno raggiunto, obiettivi definiti con il PEG e il PDO, ma anche definiscono quali sono le problematiche che hanno trovato sul campo e definiscono addirittura il grado di efficacia del cittadino, che poi è l'oggetto ovviamente del servizio. Quindi da questo punto di vista non mi sembra manca niente, sono presentate in una forma forse anche più accessibile, meno verbosa, che quello di uno schema, però ci sono tutte le informazioni necessarie. E questo, guardate, lo si fa per ogni settore, sono 5 i settori per cui abbiamo le relazioni, tra l'altro abbiamo anche la relazione del nostro segretario comunale che ha l'interim rispetto al personale. Di conseguenza, diciamo, da questo punto di vista mi sento di dire che anche per questo riguardo è stata rispettata la normativa, perché non sono assenti questo genere di relazioni. E dicevo, la questione del bilancio è cambiata profondamente, per esempio rispetto al passato, perché spesso si sente citare il passato, quando io ero sindaco. Oggi ci troviamo in una situazione fondamentalmente diversa, e questo è venuto fuori, diciamo, come un leitmotiv negli anni anche del passato consiglio comunale, perché c'erano degli esponenti che erano amministratori del centrodestra che parlavano, non so se ricordate, e agli atti, di un periodo delle vacche grasse, di un'età dell'oro del passato. Quell'età dell'oro è finita, ma non lo dico con una ragione politica di attacco agli ex sindaci del passato, lo dico con una ragione di presa d'atto delle nuove condizioni. Oggi, quell'era in cui si potevano elargire, come ha detto prima il sindaco, per quanto riguarda gli avvocati, un conferimento, diciamo, di responsabilità per seguire alcune dinamiche, nell'affidamento di alcuni lavori, di cui si è fatto anche commercio in un certo momento storico. Oggi infatti noi abbiamo definito una short list da cui vengono estratti i professionisti in base alle necessità e alle competenze che sono richieste dalla causa, ma anche con l'ufficio legale, inoltre c'è la rotazione, c'è poi grazie al sorteggio si dà via la rotazione e quindi le persone iscritte liberamente alla shortlist. Inoltre, come dicevo, oggi non ci troviamo in una situazione di dover approvare un bilancio di previsione, perché a volte gli interventi sono sembrati di questo tenore qui, come se dovessimo approvare un bilancio di previsione. Non è niente di tutto questo. Noi ci troviamo con un consiglio comunale che si è insediato sabato scorso, una giunta che è stata nominata 10 giorni fa e che si è ritrovata di fatto con un atto, ovviamente già largamente predisposto, io convengo a quello che diceva il consigliere Montenegro, e però nonostante questo siamo riusciti a dare un taglio politico, perché se andiamo a vedere per esempio sui tagli che sono stati fatti dalla Giunta per salvaguardare l'equilibrio di bilancio, dei 170.000 euro, 171.000 circa, che la Giunta ha deciso di tagliare rispetto alle richieste ulteriori invece che venivano fatte dagli uffici, beh, se guardate, più di sui 100.000 euro, quindi una larga parte,
dei tagli sono spese sicuramente accessorie, cioè sono spese che si potevano tagliare e che non andavano ad inficiare gravemente sulla cittadinanza, fermo restando che ovviamente un taglio in senso lato va sempre, diciamo, veramente in senso lato ad incidere sul servizio al cittadino, però sono stati selezionati servizi che incidono in maniera minore, perché oggettivamente ci sono servizi che incidono in maniera superiore. E dicevo, sui 170.000 euro di tagli che sono stati richiesti dalla Giunta, quasi 100.000 euro riguardano spese per franchigie e assicurazioni, spese per attività di scarti dell'archivio del settore tecnico, spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, spese per incarichi professionali vari, spese per utenze elettriche del patrimonio disponibile, fitti dei locali dell'ufficio di collocamento. Cioè, parliamo di 100.000 euro circa su 170. Quindi siamo andati a incidere su servizi che non cambiano l'esistenza dei cittadini e che hanno consentito di rispettare l'equilibrio del bilancio. Perché poi, ovviamente, come sapete, dalla previsione che avviene nel mese di dicembre, perché rispettiamo la scadenza che ci viene data e quindi riusciamo a prevedere quale sarà la spesa prima che l'anno cominci. Quando nel 2013 la prima amministrazione Carlucci si è insediata, noi a dicembre 2013 abbiamo dovuto approvare il bilancio di previsione del 2013, una cosa assurda che ci ha portato poi 5 anni ad approvare un bilancio di previsione in più rispetto a quelli che avremmo dovuto approvare noi. Quindi dicevo, rispetto a dicembre sta nelle cose che poi a luglio bisogna fare un aggiustamento. Questo aggiustamento è stato fatto, c'è l'obbligo di legge ovviamente per arrivare al pareggio totale del bilancio, ed è stato fatto secondo me anche nonostante ci siamo insediati da pochissimo, dando un taglio politico ben preciso rispetto a quelle che sono le nostre idee, i nostri valori e le ragioni per cui siamo stati votati a rappresentare i cittadini. Riguardo alla questione della Tari, che giustamente è stata citata e che sta a cuore a tutti quanti noi e a tutti i cittadini acquavesi, però va anche detto che dalle parole del sindaco mi è parso che la situazione sia sotto controllo, nella misura in cui il sindaco ha citato il numero addirittura degli utenti non domestici, perché ha parlato di un numero ben preciso, che hanno avuto un aumento spropositato. Ha anche citato quali sono le fasce, ci ha parlato di 22 imprese da zona industriale, di 50, ora non correggetemi sull'unità, di 50 attività commerciali e ristoranti, e quindi insomma ha parlato con cognizione di causa, perché la situazione ovviamente è sotto controllo della maggioranza, dell'amministrazione tutta, e su questo, diciamo, anche sulla possibile soluzione, se la minoranza volesse essere collaborativa, perché parliamo di un servizio utile alla collettività, l'invito è quello assolutamente a collaborare in questo senso. Però consentitemi di dire che il passaggio che ha fatto il sindaco rispetto alla questione poi dell'evasione della tassa è un passaggio molto importante, perché poi non possiamo lamentarci del fatto che quando magari riusciremo a costituire il fondo, riusciremo ad avere le risorse da restituire all'impresa che magari ha avuto un aumento eccessivo, saremo in possibilità di farlo, perché magari quell'impresa ha 3, 4, 5 annualità non pagate di Tari. Questo è un problema serio, perché ci sono queste difficoltà, quindi queste cose vengono dette perché ci sono queste difficoltà, e quindi rispetto a questo principio della tassazione, al principio che tutti devono contribuire, è fondamentale anche per riuscire a calmierare, per il futuro questo ovviamente, perché si parla di bilancio di previsione, a riuscire a calmierare le tariffe a venire. Di conseguenza, credo che insomma sia abbastanza evidente come questo provvedimento debba essere sostenuto, perché va, diciamo, a fare un aggiustamento a un bilancio di previsione approvato dalla passata amministrazione, per cui noi però ovviamente ci inseriamo nello stesso solco politico, non ce lo nascondiamo questo, ci inseriamo nello stesso solco politico, però non si può pretendere, come ho sentito dire dall'assessore neo insediato, una maggiore ingerenza della politica. Uno, perché appunto il ruolo della politica è stato fortemente ridimensionato, due, perché appunto dobbiamo dare anche i tempi per questa giunta che si è appena insediata di poter influenzare in maniera più decisa i provvedimenti. Ovviamente questo sarà possibile sicuramente per il bilancio di previsione che andremo ad approvare a fine anno, ma anche per le variazioni al bilancio che potremo fare nei mesi a venire. Grazie.
Grazie consigliere Di Pietri. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Dantini per replica, però se siete d'accordo farei finire il primo giro di interventi, consigliere Maurizio, e poi passiamo alle repliche. Prego consigliere Maurizio. Senso del sindaco, giusto per confutare un passaggio del discorso che ha fatto dell'intervento del sindaco, ma comincio subito dall'ultimo. Consigliere Di Pietri, certamente il recupero dell'evasione fiscale è un atto non dovuto, sacrosanto, anche perché questo non significa essere nemici dei cittadini, ma è un principio ovvio, no? È un fatto aritmetico, se pagano tutti, forse tutti pagano un po' meno. Mi sorprende che lei faccia adesso questo appello, e lei viene da un'altra legislatura di durata di 5 anni, e lei mi parla ancora di evasione fiscale, e io cado dalle nuvole. Voglio ricordare a me stesso, il sindaco di Sant'Erano, del Movimento 5 Stelle, il professor Baldassarre, nei primi 5 mesi dal suo insediamento ha recuperato una cifra intorno ai 360.000 euro di evasione fiscale a Sant'Erano, nei suoi primi 5 mesi di insediamento. Quindi lei mi parla di evasione fiscale oggi? È come se sta facendo una missione di colpa, cioè negli scorsi 5 anni cosa ha fatto questa amministrazione per combattere l'evasione fiscale? Allora, su questa cosa, se possiamo collaborare, voglio dire, c'è tutta la volontà di collaborare con la maggioranza, dei limiti per quello che noi della minoranza possiamo fare, ma è certamente una priorità, ma veramente se si può dire fra le prime priorità, no? Scusate il bisticcio, no? Il linguaggio improprio, ma è una priorità assoluta questa. Ora, per quanto riguarda invece, l'atto di assestamento del bilancio, bene, io non sono l'espertissimo della materia, ovviamente, sono la mia prima esperienza di consigliere comunale, mi chiedo innanzitutto se la relazione che ha letto l'assessore al bilancio non dovesse essere allegata agli atti che ci sono stati messi a disposizione, innanzitutto, e mi pare non lo fosse. Poi c'è un'altra considerazione da fare. Il bilancio è un atto molto tecnico, eppure è un atto pubblico, è un atto che, se vogliamo, tutti i cittadini, almeno quelli scolarizzati, insomma, o chi voglia cimentarsi, dovrebbero in qualche modo poter comprendere, compreso anche l'atto di assestamento del bilancio. Io vedo invece che appunto non ci sono relazioni, come dire, esplicative, discorsive. Non so se molti di voi, presumo, avendo già una lunga esperienza politica, avranno avuto modo di leggere le direttive dell'Unione Europea, diciamo le leggi che fa l'Unione Europea, no? Bene, le leggi, già il testo delle norme è sempre molto molto più discorsivo rispetto allo stile a cui siamo abituati noi in Italia. Allora, un'amministrazione che vuole essere moderna, colta, che vuole andare incontro ai bisogni dei cittadini, dovrebbe fare il massimo sforzo di rendere comprensibili questi atti. La trasparenza, sì, è chiaro che d'ora in poi ci ricorderemo sempre della prima sessione del 28 luglio. Vogliamo essere veramente trasparenti o soltanto, diciamo, di facciata? Quindi il bilancio, l'atto che io leggo è molto poco chiaro. Io ci ho lavorato qualche giorno e devo dire ho fatto ben poco rispetto a per capire esattamente che cosa, quali misure sono state adottate per assestare il bilancio. Mi riferisco in particolare, per esempio, ai debiti fuori bilancio denunciati dal responsabile del settore legale. Sindaco, lei ha difeso in un certo senso il responsabile dell'ufficio legale. Io mi permetto di far osservare che non si può presentare una relazione in cui non si è nemmeno in grado di quantificare la pendenza. Allora, sindaco, lei aveva semplicemente il dovere di dire: guarda,
Se finora non è stata calcolata esattamente la pendenza, diremo al responsabile dell'ufficio legale di calcolare esattamente la pendenza. Perché se non conosce, diciamo, il dato di partenza dell'ufficio che gestisce, perché questo è il dato di partenza, la pendenza del lavoro, i flussi di lavoro di un ufficio, come si fa a gestire un ufficio? Come si fa poi a quantificare quelle che possono essere le spese? E soprattutto, rispetto ai debiti fuori bilancio, noi qui stiamo espletando un atto disciplinato dall'articolo 193 del testo unico degli enti locali. L'articolo 194, quello immediatamente seguente, recita, ci vado un attimo, con deliberazione consigliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diverse periodicità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, coperture, eccetera, eccetera. Noi qui dobbiamo anzitutto valutare la legittimità dei debiti fuori bilancio. Come faccio io, consigliere, a valutare questa legittimità se nulla mi viene detto in ordine alle ragioni per cui sono maturati questi debiti fuori bilancio? Quindi, sindaco, non dobbiamo necessariamente ergerci a difensore. Nessuno punta la pistola contro nessuno, ma cerchiamo di migliorare il lavoro che viene fatto dalla macchina amministrativa, molto tranquillamente. E se no, davvero, cioè, la maggioranza si lamenta spesso, sempre, di un'opposizione pretestuosa, dura, preconcetta, strumentale. Sento dire sempre le parole strumentalizzazione, comizietti. E però poi, da parte vostra, io non vedo poi tutta questa volontà di dialogare in maniera franca, in maniera autentica sui problemi del Paese. Ripeto, da parte nostra non ci sarà mai un'opposizione strumentale, però ci aspettiamo anche, come dire, il dialogo. Vabbè, siccome poi, insomma, ci saranno le repliche, molto è stato già precisato dai colleghi, non prolungo il mio intervento. Grazie. Grazie, consigliere Maurizio. Ci sono altri interventi prima di passare alle repliche? Secondo. Cioè, qui se noi ci impuntassimo, come dire, non lo so se l'atto di approvazione sarebbe poi del tutto immune da censure legali, perché se non viene osservato l'articolo 194 e l'atto è affetto da un vizio. Stavo concludendo il concetto della mancata spiegazione dei debiti fuori bilancio, che può ridondare addirittura in invalidità dell'atto di approvazione dell'atto di assestamento. Potrebbe essere anche una delibera impugnabile, detto in parole povere. Grazie, consigliere Maurizio. Su questo argomento passo la parola al segretario generale, così le potrà dare subito una risposta. Allora, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, in questa fase, con la delibera di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 93 del TUEL, con la delibera che stiamo approvando oggi, noi siamo chiamati ad effettuare una ricognizione dei debiti fuori bilancio. Ed in particolare, come si può evincere dal provvedimento depositato, la ricognizione è stata fatta dai responsabili di servizio con attestati depositati. Laddove ci siano debiti fuori bilancio emersi, i responsabili hanno l'obbligo di segnalarli e il Consiglio Comunale prende atto della loro copertura. Diverso provvedimento è quello dell'articolo 194, con il quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio. In questa fase voi non state riconoscendo dei debiti fuori bilancio, state soltanto effettuando la ricognizione prescritta dal TUEL, prevista dal TUEL nei sensi dell'articolo 193. Devo aspettare, giusto per una omogeneità del discorso. Vuole replicare, consigliere? Un chiarimento. Mi sembra di aver letto che
nella variazione dei conti sono stati già coperti questi debiti senza è la legittimità, ma allora leggo male l'articolo 194. Gli enti locali dicono con deliberazione consigliare di cui all'articolo 193, quindi oggi. Se, purtroppo non si sente. Allora, ai sensi dell'articolo 193, che è la fonte normativa che ci impone questo provvedimento, noi abbiamo l'obbligo di effettuare una ricognizione in ordine all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio. Questa ricognizione, ai sensi dell'articolo 193, noi l'abbiamo fatta con le attestazioni dei responsabili dei servizi che sono depositate agli atti di questo provvedimento e le avete ricevute tutti. Laddove emergano dei debiti fuori bilancio, noi dobbiamo attestare la copertura finanziaria con questo provvedimento. In relazione poi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il TUEL lo disciplina al 194 e quindi noi, ai sensi del 194, riconosceremo i debiti fuori bilancio che sono stati segnalati con i tempi previsti dalla legge. Lei oggi non sta riconoscendo un debito fuori bilancio, consigliere, sta soltanto prendendo atto della ricognizione dei debiti fuori bilancio esistenti e che il nostro bilancio sia in pareggio. Ma e questo glielo posso attestare come si evince dagli atti, sia tranquillo. Sì, quello sì. Ma la relazione di cui lei mi parla è sono stata... Sono attestati, li trova qui, nella delibera. Allora, forse mi sono sfuggite queste relazioni sulle le cause. Tutti allegati, trova tutti allegati gli attestati, li abbiamo depositati. Anche quella dell'ufficio legale? Tutti, e a che pagina? Sono tutti all'atti. Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Danti. Devo riconoscere a quale pagina si trova, perché francamente... Va bene, grazie. Prego, consigliere Dantini. Per replica, sì. Peccato che il sindaco non è presente, perché vorrei replicargli qualcosa, se è possibile. Vabbè, pazienza. Vuol dire che leggerà i verbali del Consiglio. Innanzitutto il sindaco deve fare una distinzione tra vicende familiari e amministrazione della Res Pubblica in merito al concetto di famiglia, perché è giusto che lui, signor sindaco, è rivolto a lei, è giusto... Non si preoccupi, non c'è so niente. Perché è giusto che lei sappia, signor sindaco, se lo può anche far dire dallo zio dell'assessore dei servizi sociali Luca Di Napoli, che fa parte della CGIL, che il patronato, mio padre, non lo poteva gestire per questioni di incompatibilità in quanto dirigente INPS. Il patronato l'ho aperto io, lavorando come volontario a Bari per un anno e poi ho avuto l'assunzione. Vabbè, ma giusto per rinfrescarlo un po', mio padre è stato solamente un buon maestro, quello lo posso ammettere. Poi voglio venire al dunque. Lei, signor sindaco, ha parlato di terrorismo psicologico. Parlo per la mia persona. Io ho uno studio. 3 anni fa pagavo 388 euro di tari, oggi ne pago 516. È un aumento o non lo è? E sarebbe stato politicamente più corretto, visto che voi siete molto bravi in questo, a dire abbiamo fatto una scelta politica elettorale, preferiamo avvantaggiare 15.000 famiglie, per esempio, quelle che sono, per anche una questione elettorale, perché no, è una scelta politica alla fine quella, e bastonare coloro che hanno un'azienda, un'attività, che può essere una pizzeria, che può essere un bar, che può essere un ristorante. È una scelta politica di cui voi dovevate prendere e dare le giuste spiegazioni. Questa è una scelta vostra, ma è come sempre stato. La sinistra tende sempre a colpire l'imprenditore perché viene visto come il capitalista brutto che sfrutta il lavoratore. È una scelta vostra politica. Invece voi, attraverso questa
proposta del bonus, che voi mi dovete spiegare come verrà strutturata, perché io poi là voglio vedere in che cosa consiste questo bonus, come verrà dato questo bonus, come giustificherete che un'attività commerciale prenda un bonus e un'altra attività commerciale non lo prenda, questa differenziazione di trattamento da cosa è dovuta, lo dovete spiegare voi. Quindi non c'è un terrorismo psicologico, c'è una realtà, che le famiglie hanno avuto uno sconto irrisorio e delle attività commerciali sono state bastonate. Punto. Prendete atto di questo. Un po' di onestà politica non vi fa male, in senso lato. Andiamo avanti. In merito agli incarichi legali, forse non mi sono spiegato bene. Se praticamente, e ripeto con le stesse parole con cui ho enunciato prima, chiedo scusa, se la relazione dell'ufficio legale dice: l'ufficio legale è contenzioso, come già abbondantemente illustrato in precedenti relazioni, da parte dello scrivente responsabile, non ci può essere precisa contentezza del contenzioso pendente. Che cosa vuol dire? E poi mi va a chiedere ulteriori somme per 43.000 euro. Ma scusami, ma se tu non hai, tu dirigente, non hai il responsabile, non hai la precisa contezza del contenzioso pendente, ma perché chiedi questi 43.000 euro? A che pro? Lo posso sapere. Sono legittimato a saperlo come consigliere comunale. Attendo una risposta anche in merito a questo. Come? Attendo una risposta in merito alla delibera dell'anticorruzione. Perché non è vero, come dice lei, Presidente, che non è attinente. Perché se voi mi date questa qui, l'avete mandata voi tramite PEC, e riguarda praticamente il settore finanziario, in cui mi parla anche di tali, io posso sapere perché l'amministrazione comunale non ha dato risposta alla delibera dell'anticorruzione. Perché? È in merito al ricorso del Consiglio di Stato, che come si può? Questa qui, voi avete... Allora, il Presidente prima ha detto... Ribadisco, consigliere Dantini, le ribadisco che non è all'ordine del giorno. Ma parlate del settore finanziario, ma la Tari che cos'è? Fa parte del settore... Di che settore fa parte? Fatemi capire. No, consigliere Dantini, non è all'ordine del giorno. Oggi parliamo di assestamento e salvaguardia. E poi... Non è così, perché ho interrotto anche il consigliere Spinelli sull'argomento. Concludo, così la finiamo. La shortlist di cui parlava il consigliere di Letta. Io voglio una relazione dettagliata su come sono avvenuti i sorteggi e a chi sono stati dati gli incarichi. Perché da ciò che io leggo, dagli atti che io leggo, questo sorteggio voglio che mi venga spiegato. Perché ci sono degli incarichi dati sempre ad alcuni avvocati. Allora voglio capire, voglio una relazione. Vabbè, a me non è un problema di risultatori, io voglio una relazione. Eh sì, ho capito, però voglio una relazione, perché voglio capire come mai da questa shortlist sono stati per alcuni casi pescati gli stessi avvocati. Nomi non è facile. Io voglio una relazione, io non mi sto chiedendo chissà che cosa, posso chiedere una relazione? Le sto chiedendo una relazione. Mi fate una relazione e poi la valuterò. Punto. Grazie. Grazie consigliere Dantini. Consigliere Montenegro. Innanzitutto mi complimento con il capogruppo di Noi Con l'Italia, con l'intervento effettuato poc'anzi, che è, diciamo, similare all'intervento fatto dal sottoscritto in precedenza. Peccato che il consigliere Di Pietri non è presente in aula, volevo rispondere a alcuni punti che lui ha sollevato. Comunque, nella generica sono in disappunto con gli argomenti che lui ha esternato nell'intervento. In primo luogo, io devo fare una piccola affermazione. Io provengo da una famiglia di contadini e i miei avi, i miei genitori, mi hanno insegnato di prevedere le male andate. Che cosa voglio dire? Che oggi la crisi nazionale e internazionale
incide essenzialmente per gli enti locali, e cioè che i flussi in denaro che arrivavano per i finanziamenti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, si sono ridotti ai minimi termini. Allora, intendo per male annate proprio il fatto che il consigliere Di Pietri prima ha esternato che non ci sono più fondi per i comuni. Ed è bene che è così. Quindi i comuni devono autogestirsi e trovare i fondi per soccombere all'eventuale calamità amministrativa. Allora, arriviamo al dunque. Se il comune si trova in condizioni precarie dal punto di vista economico, la politica che viene eletta in maniera sovrana dal popolo deve dare la direttiva ai dirigenti come risparmiare ai minimi termini e intaccare quantomeno le tasche dei nostri cittadini. Di Pietri, che è stato un consigliere dalla precedente amministrazione e sa, ha votato ben 5 bilanci nei 5 anni dell'amministrazione Carducci, sa benissimo come affrontare un bilancio e ad individuare eventuali spese superflue. Ma questo non è mai avvenuto. Siccome la politica si attiene ai dirigenti, ma non i dirigenti alla politica, i risultati sono i seguenti. L'aumento della Tari, specialmente alle classi più ricche del paese, che siamo noi imprenditori, e quindi sono state intaccate meno le tasche dei cittadini, ci sono stati degli sgravi del 10-15%, che adesso non ricordo bene, e ben venga. Ma, cari signori, se il sindaco compenetra nelle problematiche dell'imprenditore, ovviamente noi saremo costretti ad alzare i prezzi di vendita per quanto riguarda rispetto ai committenti, agli utenti. E nella stessa maniera si riduce il potere di acquisto e si crea un impoverimento stesso della città e degli imprenditori stessi. Allora, andiamo a intaccare l'economia locale. Il costo della vita aumenta, perché con l'aumento del costo caro Luisi, che hai detto prima, devi far bene i conti, non devi ridere, devi sapere i fatti come stanno. Perché no, hai riso una mia affermazione per dire che costo dicendo. Vuol dire che tu di economia non capisci niente. Fatto di rappertanto. Perché hai riso alla mia affermazione. Sì, hai riso alla mia affermazione. Vuol dire che lei di economia non capisce niente. Perché se vede il circuito. Consigliere Montenegro, si rivolga all'assemblea. L'economia locale. Più andiamo a tassare gli imprenditori, nello stesso tempo si aumenta l'inflazione stessa del paese. Facendo. No, sindaco, lei deve essere. No, sindaco, perché? Non interrompa, non interloquite. Se lei, quando fa il giornalista, invece di essere un impiegato della Repubblica, apre la partita IVA. Apriamo. Lei lavora con la partita IVA. O tutti gli impiegati statali lavoravano con la partita IVA, cambiava il ragionamento. In quel momento lei capisce che cosa significa pagare veramente le tasse. Gli impiegati dovevano scomparire, si doveva lavorare ad appalto, diciamo, io lo dico sotto una maniera più complessa. Mettiamo le partite IVA a tutti i settori, diventiamo tutti imprenditori come gli ebrei, perché gli ebrei sono tutti imprenditori, lavorano tutti con la partita IVA, e vediamo che cosa siamo capaci a fare. Quando lei avrà un aumento della Tari, perché è un imprenditore, si renderà conto effettivamente cosa significa per andare avanti a livello economico. Quindi bisogna, dice in gergo antico, si dice bisogna credere al patuto, non al saputo. Questo è il motivo. Allora, se un Di Pietri mi viene a dire gli enti locali, la Tari, deve veramente provare che significa ad essere un autonomo, lavorare in maniera autonoma.
Allora, arriviamo al dunque. Se noi, la politica in genere da qua vita, creiamo un tavolo di lavoro di tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, per soccombere a questo problema, chi più ne ha più ne mette per quanto riguarda la TAV. Quindi in questa maniera si dà un segnale forte alla cittadinanza come lavora la politica. E intaccare quanto meno possibile le tasche dei nostri cittadini. In questa maniera andiamo a agevolare l'economia locale. Aumentano gli introiti, il PIL locale e quindi creare nuovi posti di lavoro, trovare un sistema tale da parte della politica per incrementare il lavoro e l'occupazione nel nostro paese. Ma se andiamo ad aumentare le imposte, le tasse ai nostri imprenditori, ovviamente l'indice di occupazione diminuisce, la percentuale di occupazione diminuisce. Quindi trovare delle formule giuste da incrementare il lavoro, agevolare i nostri imprenditori a qualsiasi settore della nostra città e trovare dei sistemi opportuni che la politica deve lavorare, sia maggioranza che minoranza, per trovare dei sistemi tali da agevolare l'imprenditoria locale. Questo è il quadro generale che bisogna fare. I moralisti, il Consiglio Comunale non servono. Servono le persone che sono pratiche e fattibili. È chiaro, sindaco? A me la moralità non serve. A me piacciono le persone che lavorano e sanno lavorare e sanno creare e concretizzare sul nostro territorio. Chi ha la possibilità di far giungere nel nostro paese degli imprenditori che creano lavoro, tipo MVLIME, Finlogic e altri imprenditori, realtà locali che ci sono? Ci sono consiglieri che conoscono imprenditori fuori dalla piazza nostra e possono creare lavoro? La minoranza è ben pronta a collaborare. Questa è la realtà dei fatti, altre le chiacchiere, contenziosi, non contenziosi, la TAR, bisogna trovare le realtà, la concretezza con degli argomenti per la risoluzione dei problemi vari, tipo c'è il 66, il bello capolavoro che sta facendo Piazza Kennedy, che poi lo vedremo. Consigliere Montenegro, poi vedremo. Deve concludere, e non è all'ordine del giorno quello che sta dicendo, comunque ha esaurito il tempo a sua disposizione. Grazie. Dice il mio voto ovviamente è negativo. Grazie consigliere Montenegro. Consigliere Laira. A me solo mi avete di me. Guardate consiglieri, siete veramente bravi a mistificare le parole. Lo stesso discorso lo fate su Facebook sistematicamente. Io non ho mai detto di aumentare le tariffe TARI. Conosco abbastanza bene la materia di aumentare le tariffe. Non ho mai, io faccio questo lavoro, conosco abbastanza bene il lavoro. So benissimo che in questa fase non è possibile avere aumenti o variazioni delle tariffe TARI. Si fanno solamente nel caso in cui vi è una grossa variazione da quello stimato a quello che si va a creare concretamente. Io ho chiesto una relazione dettagliata delle entrate TARI ad oggi e poiché mi trovo in fase di assestamento di bilancio, mi sarei aspettato questo benedetto fondo che venisse portato oggi. Invece questo io non l'ho visto. Queste sono state le mie parole, consigliere Tartaruga, e si rilegga il mio intervento, perché siete bravi a mistificare, siete bravissimi su questo. La dottoressa Sardone, consigliere Sardone, e chi ha detto nulla sugli aumenti? Io ho detto, vedo degli aumenti, conosco anche che ha tariffa individuale, o io vedo degli aumenti, 40.000 euro, 15.000 euro, aumento per alunni scuola primaria, aumento per alunni scuola primaria che usufruiranno del servizio nell'anno scolastico 2018-2019, aumento di scuola primaria che usufruiranno del servizio nell'anno scolastico 2018. Posso sapere quanti alunni sono che ci aumentano? Io aspettavo la relazione qui. Se lei mi dice a me aumento di 40.000 euro, mi deve dire perché aumento 100 alunni, me lo deve dire.
Questo è 40.000 euro. Perché? Perché aumento di valore. Possono aumentare anche di 10 e sono 40.000 euro. Non perdi su 10. Quindi voglio sapere di quanto sono. Al sindaco, che chi ha messo in dubbio i calcoli? Io ho detto che i calcoli non li ho messi per niente. Io ho detto che ci sono i burocrati che sono in grado di portare a pareggio il bilancio. Io ho detto, voglio una sua relazione di fine mandato che doveva essere presente nel bilancio, anche perché lo devo confrontare con quello che dicono i dirigenti. No, non c'è qua, non è qua presente, ma dovevo fare richiesta, non è qua presente. Io lo devo confrontare con queste relazioni, perché nel momento in cui io mi vedo contenzioso, lo stato di attuazione degli obiettivi proposti da responsabili uffici autonomi legali e contenzioso, vabbè, per ogni obiettivo operativo è necessario una proroga nei seguenti termini: recupero credito, attività in corso, ma occorre una proroga a settembre. Lei cosa ha detto sulla sua delibera, sulla sua relazione? Possiamo capirlo? Conferimento in carico, attività in corso, ma occorre una proroga di cena. Io ho chiesto relazioni per riuscire a capire questo, che cosa stanno scrivendo, così io non capisco niente. Però per quale motivo la proroga? Lo posso sapere? Lo possono sapere i consiglieri, visto che prendono bei soldini per le performance e quant'altro? Lo possiamo sapere se sono stati raggiunti gli obiettivi? Questo ho chiesto. Non ho detto nulla di più eccezionale. Oggi stiamo già a metà mandato, quindi volevo capire se già a metà mandato sono stati raggiunti gli obiettivi. Non ho detto più di tanto. Nessuno ha messo in dubbio. Ha concluso, consigliere Laira? Grazie, consigliere. Consigliere Pistilli. Di entrare nel merito, mi permetta il cosiddetto fuori onda. È stato allontanato con l'intervento dei carabinieri un cittadino acquavivese che stava riprendendo la diretta su Facebook del Consiglio. La cosa non è bella perché nel precedente Consiglio altri vicino a voi lo hanno ripreso, noi non abbiamo detto nulla. Cerchiamo di dare un senso alla democrazia. Cerchiamo di dare un senso alla democrazia. Perché non possono venire alcuni, entrare giustamente, predisporre un articolo e altri non poter riprendere un consiglio. Considerato che ci sta anche un'emittente televisiva, era un privato cittadino. Questa intransigenza non la capisco. E vabbè, ma non è che per ogni cosa dobbiamo fare un regolamento, se no non ci andiamo più. Fare un regolamento non è una cosa semplice. Per ogni cosa, se poi dobbiamo fare il regolamento, alla fine faremo anche il regolamento per indossare un abito. E Tommaso Consigliere Pistilli potrà venire con gli abiti della... Consigliere Pistilli. Voglio... Era una battuta per sdrammatizzare, però non esagerate, vi prego, non esagerate. Dicevo, io... ho ascoltato gli interventi dei vari consiglieri, ho preso anche qualche appunto perché è opportuno rispondere a dovere. È naturale che la politica è l'arte dell'acrobazia e molti si cimentano nel triplo salto mortale per giunta senza rete. Devono stare attenti a non farsi male poi col passare del tempo, perché sembra un'arte facile, ma diventa particolare, soprattutto quando si andranno ad approvare determinati provvedimenti che prevedono la responsabilità anche personale. Questo non è una, diciamo, intimidazione. Vi invito ad aprire attentamente gli occhi. Perché? Perché voi potete dire di tutto e di più. Quello che interessa a noi non sono le vostre dichiarazioni, è il gioco delle parti. Noi la racconteremo bianca, voi arancione, e là ci confronteremo.
Noi d'ora in poi, oltre al confronto democratico che avviamo in aula, per la verità mi sta piacendo oggi il lavoro del Consiglio perché è pacato, costruttivo, si discute in maniera civile, la cosa già è un po' diversa e cattura la mia attenzione. Noi interpelleremo i dirigenti. A noi interessa soprattutto l'aspetto gestionale. È scontato che in politica tutti decidono di realizzare delle cose, individuano degli obiettivi, vogliono raggiungerli, ma poi bisogna fare i conti con la gestione e con le finanze. E quando si fanno i conti con la gestione, vi è la responsabilità individuale e obbligatoria del dirigente. Pertanto il nozionismo del consigliere Lattarulo io lo posso anche annoverare come valido, concreto, per carità. Però ritengo che i bilanci sono più che altro un dato psicologico più che una equazione matematica. Le relazioni invece attengono a quelli che sono gli obiettivi, informano soprattutto voi come me che siete nuovi a questa esperienza dopo anni, informano i consiglieri sullo stato attuale delle cose e degli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Quindi nel momento in cui io trovo una relazione del servizio tributi, devo cercare di capire, considerato che è all'attenzione dell'intera città il problema della Tari, visto che avete fatto delle riunioni con i commercianti, che cosa avete concluso? Perché se mi parlate ancora una volta di un tavolo di concertazione, mi dovete consentire, non perché io sto dall'altra parte, di esternare delle perplessità. Queste perplessità sono fondate perché nel 2017 questo Consiglio, decantando i 420, la istituzione di una commissione consigliare perché doveva rivedere i coefficienti e ha chiamato 3.000 tecnici per valutare la cosa, ad oggi non sappiamo che cosa ha sortito, eppure poi è scoppiata la bomba Tari. Porremo un quesito all'assessore in questo caso per capire i lavori di quella commissione che hanno sortito, considerato che io conservo anche gli articoli e le dichiarazioni di quella data. Ora c'è un tavolo di concertazione per la Tari che secondo me farà la stessa fine di quel tavolo di quella commissione. È chiaro perché noi abbiamo delle perplessità e queste cose vanno dette non perché vi facciamo perdere tempo, non perché vogliamo fare un comizio, queste cose vanno dette perché le abbiamo vissute. Secondo il consigliere Di Vietri, capogruppo Di Vietri di Iniziativa Democratica, ABC. No, non era una battuta. Ah, i democratici, è vero, sì. Qua tutti. Ma non era una battuta, ti prego. Non era una battuta. Diceva che i dirigenti hanno analizzato doviziosamente la questione. Sembra come se io dovessi prendermela con i dirigenti. Il problema non è questo. I dirigenti, siccome per 5 anni si è andati avanti un po' galleggiando, probabilmente preferiscono non esporsi. Ma sulla competenza della struttura burocratica io ci metto la mano sul fuoco, sul loro impegno io ci metto la mano sul fuoco, perché ho testato la competenza, l'impegno, nonostante le difficoltà che hanno. Ma ora devono avere la pazienza di uscire allo scoperto, devono scrivere, ci devono informare, e questo a prescindere da chi è maggioranza, perché il potere gestionale è autonomo da tutto e da tutti. E qua, e pertanto mi meraviglio che un dirigente che avete scelto voi, sulla cui competenza non ho nulla da dire perché mi sono informato, è un bravo ingegnere, almeno fino a prova contraria, non abbia avvertito la sensibilità di informare il Consiglio Comunale su quella nota dell'anticorruzione, che è di un anno fa, e sono convinto che non è stato fatto neanche nel bilancio di previsione.
Allora, voi avete parlato di trasparenza. Nessuno mette in dubbio la vostra trasparenza. Avete parlato di onestà. E chi ve la mette in dubbio? Ma un appuntamento del genere andava o no discusso? Ci costringerete a chiedere una seduta monotematica per chiamare anche il dirigente a relazionare assieme all'amministrazione comunale e il nuovo assessore, che deve prendere ancora diciamo confidenza con il settore, e pertanto glielo permetteremo. Questo è un nostro diritto, è un diritto della città, è un dovere del dirigente riportare queste cose, anche perché se la sentenza del Consiglio di Stato è uscita, è stata pubblicata, il vostro avvocato qualche cosa ve l'ha detta prima, perché il dispositivo, questa è la sentenza per intero, il dispositivo sarà uscito una settimana prima, quindi parliamo di qualche mese fa, o no? E nel momento in cui ci sta una situazione sulla TADI, lei Presidente non può dire non è attinente. Una relazione di un dirigente non è che ha dei paletti oltre i quali non può andare. Una relazione del dirigente non è altro che la fotografia del suo settore. Questo rientra nel suo settore o no? Ci dispiace di questa disattenzione. Ecco, diciamo così, una disattenzione che dura da più di un anno. Va bene? Così evitiamo di toccare la sensibilità di chi che sia. Andiamo al discorso della TAR. Beh, mi dovete consentire che non solo per le attività commerciali, ma anche per gli opifici è un salasso. È un salasso, a meno che si dà. Siamo stati accusati di averci inventato tutto, ma poi abbiamo toccato con mano che non era una nostra invenzione, anche se siamo stati tacciati di terrorismo psicologico. Non le dobbiamo dimenticare queste cose. Ora, questa iniezione letale ha creato un dubbio amletico. Nelle more della vostra buona volontà di dover trovare delle soluzioni che nessuno vi mette in dubbio fino a prova contraria, quindi andremo a verificare, pertanto sono già corretto nell'affermare questo, questi che fanno? Devono pagare? Devono aspettare? Questo ci aspettavamo, non dico dall'assessore perché è subentrato da poco, però credo dal sindaco almeno, visto che sta qui già qui da 5 anni, visto che mi ha smentito in piazza, visto che ha detto che abbiamo detto delle bufale. I commercianti, gli opifici, nelle more che fanno? Nelle more che voi troverete una soluzione, che fanno? Pagano? Questo ci dovevate dire. Consigliere Pittilli, deve concludere. Sì, sì. E la preoccupazione qual è? Che qualcuno dice, cioè il sindaco, sulla questione delle tasse non vedo un futuro roseo. Allora io non ci capisco ancora di più niente. Scusate la mia limitazione, però io non ci capisco più niente, davvero. Per quanto concerne l'ufficio legale, e mi avvio alla conclusione, sembra come se noi volessimo colpire una determinata persona. Vi sbagliate di grosso. Noi siamo incuriositi. Se c'è un obbligo da parte dei dirigenti, perché poi approfondiremo la questione, di timbrare, perché una posizione organizzativa non deve timbrare? Lo possiamo sapere, ce lo volete mettere per iscritto? Questo volevo sapere. Il dirigente ha l'obbligo di timbrare. L'unico che è autonomo, sembra quasi distaccato dal comune, è l'ufficio legale contenzioso. Probabilmente si può fare. Ce lo volete mettere per iscritto? Qualcuno dice pure, no, abbiamo risparmiato rispetto al passato. Beh, signori, rendetevi conto di una cosa, che nel passato l'ufficio legale, devo dire al sindaco, e l'ufficio affari generali era in capo ad una sola persona. Alcuni rappresentanti di un vecchio partito mi hanno attaccato perché avevo molti dirigenti. Voi ne avete messo uno in più, quindi le spese non sono soltanto quelle... E queste cose dobbiamo chiedere. Le spese non sono soltanto quelle dell'ufficio legale, dove io vedo che sono stati dati 10.000 per il 2016, 2017, 2018, e poi ci sono i soldi per quanto concerne la posizione organizzativa, e poi c'è lo stipendio, e poi c'è l'affidamento all'esterno, che
apprendo oggi, viene fatto a sorteggio. Insomma, cerchiamo di capire perché questo sorteggio, perché se qualcuno ci chiede i nomi, metteteceli poi voi per iscritto e andiamo a vedere questi nomi. Sono probabilmente avvocati che esercitano disinteressati, distaccati dalla politica, o possono essere anche avvocati vicino ad una determinata fascia politica? Lo vogliamo vedere. Questo è il problema, la relazione che noi vogliamo. E vogliamo anche capire, nessuno mette in dubbio l'alta professionalità dell'ufficio legale e contenzioso. Il migliore. Ma vi da fare capire però, scusatemi il dialetto. Se si tratta di un esproprio, un esempio naturalmente, la mia alta professionalità la devo manifestare soprattutto in quelle circostanze. Non posso, sono oberato, non è competenza mia, nella determina va specificato. Occorre andare all'esterno per questo motivo, questa è la trasparenza. Volete vedere che noi non siamo trasparenti perché vi chiediamo queste cose e lo siete voi perché ce le omettete, non ho detto nascondete, per distrazione. Concludo, perché poi ci sarà il voto tecnico. Apprezzo molto i lavori di questo Consiglio. Sono sincero, a prescindere da alcune situazioni, abbiamo condotto un lavoro, credo, garbato, non ci siamo offesi vicendevolmente, credo che sia stato anche costruttivo, perché le nostre opinioni non sono tutte da buttare. Recepitele, come noi abbiamo dimostrato attenzione, soprattutto quando si è votato la Presidenza del Consiglio, che della quale apprezzo soprattutto come ha condotto i lavori. Spero che ogni tanto non gli arrivi qualche calcio negli stinchi per dire intervenga per bloccare i pistini, no, vero, eh? Perché a questo punto conviene mettere un piccolo barra di legno, così si protegge, più che altro si protegge. E comunque apprezzo davvero molto i lavori di questo Consiglio. Poi mi cimenterò nella dichiarazione di voto, vi prometto che sarò proprio 5 minuti, sì, comprate un cronometro, così siamo puntuali, grazie. Grazie consigliere Pistilli. Prego, sindaco. Io purtroppo devo dare ragione in parte a quello che ha detto nella scorsa seduta il consigliere Colafemme sul fatto che purtroppo si fa, certo è giusto sviscerare le cose, però alla fine si fa un gran parlare di tante cose, ma davvero rispetto alle questioni che riguardano i cittadini, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo, facendo tanti panegirici, discorsi molto lunghi, però voglio dire, io non ho visto valutazioni nel merito, non ho visto nel merito della salvaguardia. Cosa dite? Cioè, sulle scelte fatte, positive o negative, io su questo finora non ho sentito niente. Andavano tolti più da qualche altra parte, andava fatto qualche altra operazione, su questo non avete detto assolutamente niente, avete girato, e allora vuol dire, allora vuol dire che si prende l'atto della salvaguardia di bilancio e diventa soltanto un pretesto per parlare di tutt'altro, di tante altre questioni, e quindi è così. Mi sembra che sia, cioè perché non entrate nel merito? Va bene o non va bene? E io questo vorrei sentirvi dire. Va bene per questo motivo, non va bene per quest'altro motivo. Invece si parla d'altro. Si parla per esempio della sentenza, della nota dell'anticorruzione, che innanzitutto non riguardava la questione della CNS, ma riguardava Camassa Ambiente, un'altra situazione. E comunque non è all'ordine del giorno, sindaco, non è all'ordine del giorno. Silenzio, non interrompete. Sindaco, non è l'ordine del giorno. La rabbia dei consiglieri Pistilli, però mi deve far parlare. Io, no, perché si parla di questa cosa qui, della sentenza, che tra l'altro non ci risulta sia mai stata notificata. E comunque riguarda l'ARO. E chi doveva rispondere era l'ARO, non il comune di Acquaviva, ma l'ARO. Sindaco, silenzio. Mi deve far parlare. Silenzio. Io capisco per cortesia, consigliere. Dentro, però dovete far parlare.
Silenzio. Io capisco che voi siete silenzio. Molto, siete molto dei vulcani di ebollizione, perché insomma tutto quello che sindaco, vi è successo, per cortesia, silenzio, silenzio. Però le persone, io calmatevi, siete calmi adesso, siete calmi, ok, serenità, dai. Silenzio. Ehi, è tutta arrabbiatina. Sindaco. Dai, silenzio, sindaco, si rivolge all'assemblea. Silenzio, consiglieri. Stai facendo allora, il provocatore. Consiglieri. Non mi costringete a interrompere allora. I lavori del consiglio. Silenzio. Silenzio. No, un attimo, io... sindaco. Silenzio. Silenzio. Voglio sentire il silenzio in aula. Voglio sentire il silenzio. Silenzio, da casa non si capisce nulla. Silenzio. Oh. Silenzio, prego sindaco, però le ricordo che la questione Aro non è all'ordine del giorno. Sono un po' arrabbiati, sono un po' così, un po' nervosi. Allora. Silenzio. Cioè, allora, quindi voglio dire. La questione dell'anticorruzione, che la nota dell'anticorruzione che è stata inviata e non riuscite a fare, cioè non siete riusciti a calmarvi? Per cortesia, consiglieri. Ma è una rabbia forte quella che avete. Consiglieri, per cortesia, siamo tutti stanchi. Io ti per piacere. Per piacere. Ti capisco. Allora, quello che voglio dire è questo. Quella nota è una nota che riguarda la roba di Cipri, di cui fa parte tanti comuni, tra cui anche Acquaviva, ma è arrivata all'organo tecnico della roba di Cipri. E comunque, in presenza di un contenzioso pendente, che si è risolto adesso con un Consiglio di Stato, con la sentenza di Consiglio, noi che dovevamo fare? Cioè, quando c'è un contenzioso in atto, noi non possiamo fare altro che aspettare che il contenzioso... Io la devo interrompere su questo argomento. Come ho fatto con gli altri consiglieri, come ho fatto come consigliere Danzini, ma è stato sbagliato porre questa questione, infatti ho richiamato il consigliere Danzini e il consigliere Spinelli. Vabbè, posso dire soltanto che sul punto noi accettiamo quello che decidono i giudici, punto, quello che dice è legge. Sindaco, non prosegua oltre, non prosegua oltre rispetto a quello che decide l'anticorruzione è legge, lo abbiamo dimostrato in tante occasioni. Beh, allora, detto questo, io veramente mi sorprendo quando si parla del passato e si dice che non venivano mai dati affidamenti diretti, cose di questo tipo. Io so di aver ereditato qualcosa come 200.000 euro da dare a un ingegnere per l'incarico del teatro comunale e non si sa come è stato fatto questo adeguamento progettuale. Ma ne potrei fare tanti altri di esempi, caro consigliere. Li faccio e posso parlare anche della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ci sta chiedendo anche qualche informazione su qualche storia del passato, come per esempio quando si facevano i corsi per autista di scuolabus, si ricorreva all'affidamento all'agenzia interinale. Cioè, queste sono le cose che siamo noi che vogliamo sapere del passato. Sindaco, l'ordine del giorno. Siamo noi quelli che vogliamo sapere. Quindi, in sostanza, la devi fare tu adesso, perché c'hai tante cose da dire del passato. Per quanto riguarda la questione Tari, io voglio essere chiaro. Quello che dice il consigliere Dantini, quello che dice anche il consigliere Montenegro, qua non c'è stata mai alcuna decisione di voler dare delle penalizzazioni a quelle categorie. Non c'è mai stata, non in quella misura, non c'è mai stata una decisione politica in tal senso. Quello che è successo è che a un certo punto, anzi, se vogliamo dire le nostre indicazioni da parte della nostra amministrazione, sono sempre state altro che i capitalisti e le cose che voi dite. Noi abbiamo sempre detto, in alcuni casi è stato fatto, di tutelare i ceti produttori, i ceti produttivi,
insieme ai disoccupati e alle persone non abbienti. Questa è stata l'indicazione, se vogliamo dirla tutta, queste persone che producono prodotti del territorio, enogastronomia, la mia indicazione su molte questioni è stata quella data dalla ragioneria, quella invece di tutelare l'enogastronomia. Però devi far parlare le persone. Non interrompa. Non so che non ce l'hanno, non riesci, ma devi fare ascoltare gli altri e fare. Silenzio. Okay. Allora, la nostra indicazione è sempre stata questa, quella di se a un certo punto il direttore di ragioneria dice che non è più possibile fare quello che abbiamo fatto in passato, e cioè a dimostrazione della nostra volontà, noi quando abbiamo potuto abbiamo ai fruttivendoli, per esempio, ad alcune di quelle categorie che adesso sono penalizzate, applicato la metà del minimo. Quindi questo è chiaro, di una volontà politica, la metà del minimo. A un certo punto, se il direttore della ragioneria ci dice che non si può più fare per legge e che si devono applicare le tariffe medie, io devo attenermi a quello che dice il direttore di ragioneria. Se non ho, se avete altri elementi che possono smentire questa posizione, io sono ben lieto di accoglierlo. Ma noi non ha, questa cosa che vi sto dicendo non equivale a dire che noi politicamente abbiamo voluto penalizzare queste categorie. Si è deciso perché c'è stato detto dalla ragioneria che bisognava applicare le tariffe medie. E se questa applicazione di tariffe medie, se è vero, come io mi fido di quello che dicono gli organi degli uffici comunali, è una cosa imposta dalla legge, io devo applicare la legge, ma siccome, proprio perché io voglio tutelare quelle categorie, io ho disposto di fare un fondo, di istituire un fondo per venire incontro a queste situazioni qua. Più chiaro di così, più lampante di così, che c'è una volontà politica di tutelare queste categorie, perché noi avremmo potuto trincerarci dietro quello che dice appunto il direttore di ragioneria, cioè bisogna applicare le tariffe medie. Nulla questo, non possiamo dire più nient'altro. Invece noi ci stiamo scervellando per recuperando dall'evasione alcune categorie. Poi c'è da dire che una cosa che bisogna approfondire è la ripartizione che noi ci è arrivata dalla ditta che si occupa della gestione del servizio, tra quello che è il carico sulle utenze domestiche e quello che è il carico sulle utenze non domestiche. Quindi io ecco perché la necessità comunque di avviare una commissione aperta alla minoranza, nella quale si sviscerano i problemi. Però noi, di fronte a degli atti che dicono dei numeri precisi, non è che possiamo tanto svicolare. Quindi io so che dalla ragioneria arriverà la soluzione, questo fondo per le categorie che sono state colpite da questa applicazione della tariffa media e da queste cose, lo so, come so che domani sorgerà il sole. Me lo aspetto nei giorni più spero il più presto possibile. Su questo ho anche fatto una nota nella quale, diciamo, stabilisco e chiarisco l'urgenza della cosa, e questo è. Grazie sindaco. Consigliere con la femmina. Se me lo consente, Presidente, spendere giusto una parola molto breve sulla questione del regolamento relativo alle riprese televisive. E se vediamo ad esempio, il Comune di San Nicandro ha un regolamento che riguarda le riprese televisive del Consiglio dei Lavori del Consiglio Comunale, perché rispetto alla presenza dei cittadini, all'apertura al pubblico della
dell'assise del Consiglio Comunale, la presenza di sistemi di ripresa audio-video comporta anche la necessità di rispettare alcune regole previste dalla normativa sulla privacy, quindi credo sia un dato anche abbastanza diciamo ovvio che ci possa essere, sì, che ci possa essere questo tipo di regolamento, e quindi penso che ci sia la disponibilità da parte di tutti eventualmente a redigere un regolamento del genere che va a garantire non solo i consiglieri, il Consiglio Comunale, ma garantisce anche coloro che partecipano, quindi anche gli stessi cittadini che sono presenti. La stessa cosa, io mi permetto di aggiungere, riguarda anche la questione del regolamento del Consiglio Comunale stesso, no? Perché io mi attendo prossimamente, come devo dire, scontri, battute e affini sulla questione del gruppo consigliare al quale sono costretto ad appartenere dalla legge, e quindi sarà opportuno anche prevedere la possibilità di rivedere il regolamento del Consiglio Comunale, anche consentendo la costituzione di gruppi consigliari che non prevedano per il candidato sindaco non eletto la necessità di utilizzare il seggio della prededuzione come gruppo di rappresentanza. Venendo alla questione Tari, io vorrei fare una considerazione generale. Capisco che in ambito politico queste considerazioni generali siano considerate populismo, come qualcuno oggi ha scritto in un articolo, ma io credo che oggi ci troviamo di fronte alla necessità espressa dai cittadini di fornire delle soluzioni ai cittadini piuttosto che dilungarci in sterili dibattiti. Quindi chiedo al sindaco anzitutto di definire dei tempi certi e un sistema, diciamo, di funzionamento di questa commissione, di questo tavolo di concertazione, perché i tempi certi e anche la pubblicità di questi atti credo siano fondamentali per tutti. Ma chiedo a tutti i partecipanti, tutti i membri del Consiglio Comunale, di proporre delle soluzioni, perché parliamo di aliquote Tari che erano pubblicate sul sito del Comune da mesi, parliamo di aliquote Tari che sono state definite da un Consiglio Comunale nel quale la scorsa opposizione era assente e sulle quali non ha detto nulla. Allora l'assunzione di responsabilità deve essere non solo da parte dell'amministrazione, ma anche di chi non ha vigilato per mesi sull'applicazione di quelle tariffe e sulle conseguenze che avrebbero avuto per le attività commerciali, per le utenze non domestiche. E allora l'invito che io rivolgo a tutti è quello di fare proposte concrete che vadano nel senso dell'interesse dei cittadini. Io ripeto, credo sia importante confrontarsi con la ragioneria in merito al modus operandi, in merito anche alla possibilità di identificare, e qui mi ricollego a quello che diceva il consigliere Montenegro, di identificare delle agevolazioni fiscali per le attività commerciali o in generale per tutte le utenze non domestiche laddove fosse possibile individuarle, ma credo sia un percorso che bisogna fare con i dirigenti e con uno spirito costruttivo, perché il nostro interesse non è solo quello di denunciare le lacune dell'amministrazione passata, ma è quello di andare incontro agli interessi dei cittadini, agli interessi degli operatori. E quindi, diciamo, io prego anche il sindaco rispetto a quello che lui ha affermato rispetto alla questione del fondo, no? Questo fondo dovrà avere delle tempistiche di rimborso, tra virgolette. Bisognerà identificare la percentuale che viene rimborsata agli operatori
è un sistema di rateizzazione che sia, diciamo, sovrapponibile al sistema di rateizzazione dello stesso pagamento della cartella Tari, in modo tale da non gravare sulle attività commerciali, perché parliamo di attività commerciali tipo fruttivendoli, che vedono un sostanziale incremento della Tari, quindi anche le rate, anche la stessa prima rata, saranno rate corpose. Quindi se l'operatore non ha in qualche modo una garanzia certa che ci sarà un rimborso sostanziale, si può trovare in reali difficoltà economiche. Quindi l'importante è che ci sia una pubblicità di questi dati, dei dati certi, delle tempistiche certe, in modo tale che ciascuno di noi possa esprimere un parere positivo rispetto alla soluzione e cercare di operare in questo senso anche nel futuro, oppure fare avanzare delle proposte che possono andare nel senso di difendere l'interesse di una parte della cittadinanza che viene colpita dal problema della TARI. Grazie. Grazie consigliere. Con la femmina, consigliere Maurizio. Intanto il sindaco oggi mi ha tolto un dubbio che io portavo da parecchio tempo durante i giorni della campagna elettorale. Cioè lei ha detto che gli avvisi che sono stati consegnati ai cittadini, quelli pagati 5 euro, hanno comunque l'efficacia di avviso bonario. Mi pare che lei in campagna elettorale avesse giustificato diversamente quel tipo di scelta, perché diceva: siccome c'è evasione, noi notifichiamo a mano. Lei parlava di notifiche con effetto, diciamo, di costituzione in mora. Invece apprendiamo oggi. Consigliere Maurizio, io apprendo oggi. Non si sente. Io apprendo oggi, me lo chiedevo, ma non ero riuscito a togliere il dubbio, che avvisi bonari erano quelli spediti per posta e avvisi bonari sono quelli fatti pagare 5 euro. No, l'avviso bonario, che io sappia, l'avviso bonario, cioè io pago appena ricevuto l'avviso bonario, fruisco delle 4 rate. Se invece non pago subito la prima rata, dovrò aspettare la notifica dell'avviso e pagare tutto subito. Mi pare che questa sia la regola in materia di pagamento Tari. Vabbè, abbiamo capito che lì ha fatto pagare 5 euro ai cittadini anziché 0,67 centesimi. Vabbè, lasciamo stare. Siccome lei ha parlato di avvisi bonari, voglio anche dirle, sindaco, è dell'ultima volta che lo faccio questo appello, se no diranno che sono, lo dicono già, che sono un buonista, ma vedo che lei provoca anche, e da un sindaco ci si aspetta un comportamento un po' più, lei risponde con delle provocazioni, con dei toni, cioè anche fuori ordine del giorno. Vabbè, è l'ultima volta che faccio l'appello, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, magari il Presidente dovrebbe pure intervenire quando effettivamente fuori tema, fuori ordine del giorno ci va anche qualcuno della maggioranza. Dottoressa Segretario, la relazione sui debiti fuori bilancio era questa, per caso questo atto? Ha fatto le sue relazioni. Sindaco, mi dà il fascicolo? No, il fascicolo. Sì, sono le attestate. Ogni dirigente, consigliere, se si avvicina un attimo, mi permette. Lei ha ricevuto per ogni servizio l'attestazione. Pensavo mi fosse sfuggita, ma io ritengo che questa non sia una relazione. Io da qua non riesco a capire perché questi debiti sono fuori bilancio. Poteva essere anche non estremamente dettagliata, ma nel momento in cui io vedo, allora, riconoscimento di debito fuori bilancio da presentare in Consiglio Comunale, numero 1, sentenza Vitulli Biagio Albani Sant'Onio, 3.647. Non capisco se sono onorari, non capisco se è imposta di registro. Non... 3.647 euro. A che titolo? Numero 2, stessa accusa, sentenza Festa Giovanni Albani Sant'Onio, 3.647. Numero 3 è spiegato, parcella.
26.700 euro. Avvocato De Tommaso più Carnevale, sono due avvocati, non si capisce bene. Numero 4, sentenza Larenza, euro 5.000. Ma a che titolo? Per me questa non è una relazione. Ecco perché dicevo, ma io, a me è sfuggita la relazione sui debiti fuori bilancio. Cioè, bisogna, i cittadini devono capire. I cittadini non sono tutti esperti di contabilità finanziaria, di contabilità di Stato. I cittadini devono poter capire, questa è la mia richiesta. Per quanto riguarda l'ANAC, la famosa delibera ANAC, lei sindaco usa egregiamente, ottimamente i media e internet. Lei ha un ottimo sito, no? A cui io partecipo. Lei per caso ha pubblicato la delibera del 31 maggio 2017 dell'ANAC, su a cui io partecipo? Vabbè, prendo atto. Prendo a cui io partecipo, ma a cosa partecipo? Vabbè. Poi l'abbiamo conosciuta qualche giorno fa. Consigliere Maurizio, però mi rifiuto di credere. Io l'ho detto prima in diverse circostanze che questo argomento non è all'ordine del giorno, quindi ogni volta devo ripetermi su questa questione. Ha ragione, però voglio dire, sono state date anche delle risposte, si poteva dire prima che non era all'ordine del giorno. L'ho detto subito, però se i consiglieri non ascoltano, è stata data una risposta, che il sindaco ha detto sull'ANAC, e che devo fare io sull'ANAC? Allora, sull'ANAC, che è una delibera dell'autorità nazionale di controllo, non sono un esperto, ma di solito le amministrazioni rispondono con delle valutazioni o con delle relazioni. Il primo punto della delibera ANAC è generico, per la verità ha sorpreso anche consigliere me, per Maurizio, la generica, consigliere Maurizio, parole, censura tutto il contratto. Va bene, consigliere, però confesso che mi ha sorpreso una censura del genere, mi sono chiesto se non sia una censura di rito una volta rilevata. Su questo però, il sindaco non le può neanche replicare. Ha ragione. Per quanto riguarda le riprese televisive, è un argomento urgente, ne posso parlare? Brevissimamente. Su che cosa? Sulle riprese televisive, su quello che è avvenuto oggi. Sì. Per principio generale, questa è una seduta pubblica e ho visto proprio giurisprudenza su internet, non è vietato fare lo streaming. Ma non abbiamo detto che è vietato, abbiamo detto che va autorizzato. Da un carabiniere, un cittadino. Io non mi sono accorto di questa cosa qua. Per quello che risulta a me, se non viene vietato a un cittadino espressamente dal consiglio di riprendere, il cittadino stava facendo una cosa legittima. Poi vogliamo fare il regolamento, è opportuno che si faccia, va bene. Poi un'ultima, una domanda, un'interrogazione sempre sulla Tari. Visto che c'è stato un aumento, posso conoscere, mi pare che nel 2017 è stato accertato una raccolta differenziata in una percentuale del 75%, giusto sindaco? Abbiamo superato il 75% nel 2017? Non siamo arrivati al 75% ad aprile 2018. E a fine 2017? Va bene. No, perché volevo conoscere l'importo di premialità previsto nel caso di raggiungimento di queste quote così alte, ma tanto alte che siamo i primi in Puglia e forse in Italia. Veramente io mi devo complimentare con i cittadini. Però vengono pagate delle premialità alla ditta per questo, no? L'articolo 21 del capitolato. Credo così, proprio in maniera molto approssimata, saremo sicuramente su una cifra superiore ai 60.000 euro. Allora, questi debiti, queste spese in più, sarebbe interessante capire che premialità è stata pagata alla ditta. Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Di Pietri. Può spegnere il microfono consigliere Maurizio, grazie. Grazie Presidente.
Intanto diciamo un inciso al consigliere Maurizio, comunque lei ha facoltà di fare acceso agli atti, di chiedere tutto agli uffici, non ci sono problemi, quindi perché non lo fa? Anche perché spesso, colgo l'occasione, perché siccome nel dibattimento oggi più volte è venuto fuori questo spunto, ricordo a tutti i consiglieri, soprattutto a chi diciamo per la prima volta è consigliere comunale, che ha la facoltà di chiedere naturalmente agli uffici competenti tutte le carte, figuriamoci, cioè l'assoluta accessibilità agli atti. E sempre consigliere Maurizio, mi preme chiarire forse un'incomprensione rispetto al mio passato intervento, quando ho fatto riferimento all'evasione. In realtà il mio riferimento dell'intervento era rispetto all'eventuale contributo da dare per quelle utenze non domestiche, come opifici, come commercianti, ristoratori o come fruttivendoli, quindi le categorie che ha citato prima il sindaco, che hanno avuto un'impennata derivante, come ha spiegato bene il sindaco, dalla necessità che ci è stata illustrata dalla ragioneria di innalzare dalla metà della tariffa minima, quella media, dal 2017 al 2018, la tariffa Tari. Rispetto a questo, dicevo, ovviamente il Comune, per poter dare diciamo, un aiuto di questo tipo all'utenza non domestica, ovviamente dovrà verificare prima che l'utenza sia quantomeno in regola, cioè questo è un principio banale, diciamo, della pubblica amministrazione. Non posso dare i soldi a qualcuno che non paga i tributi all'ente, no? Cioè è una cosa banale. Era semplicemente questo il riferimento che ho fatto. Facciamo attenzione, perché ovviamente per fare questo bisognerà fare questa tappa obbligata, e su questo raccolgo comunque la disponibilità che viene da parte della minoranza su questo tema. Sempre rispetto alla minoranza, voglio dire che ho apprezzato molto, devo dire la verità, sia i toni che l'intervento del consigliere Pistilli, perché diciamo distinguersi dal punto di vista dell'educazione, della pacatezza, anche del confronto che può essere serrato. Cosa? No, mi complimento per... No, sto parlando seriamente. Diciamo, condivido molto quell'intervento, e anche perché di fatto si può ancora fare, nel senso siamo al primo consiglio comunale, in seconda convocazione, quindi diciamo questo appello a non trasformare quella che la massima assise cittadina in una, passatemi il termine, a volte... No, io a volte veramente ho sentito toni che erano veri e propri toni da bettola, perché in passato, non so se ricorda, ma anche nei 5 anni passati, ci sono stati momenti in cui veramente si è andato ben oltre quello che resta, il rispetto dell'istituzione in primis e poi anche il rispetto delle persone che si sono davanti. Quindi ben venga il confronto tra consiglieri. Questo però non vuol dire che si faranno sconti dal punto di vista politico, però il confronto deve essere sempre, sempre veramente molto ordinato e molto educato. E invito anche gli altri consiglieri di minoranza, insomma, di fare tesoro di questo invito che viene proprio dalle loro fila e di imitare, diciamo, il rispetto che di cui finora ha dato prova il consigliere Pistilli. E rispetto, diciamo, a questo argomento, appunto, forse dobbiamo chiederci se la richiesta che è venuta da più parti rispetto al regolamentare le possibilità di ripresa o meno del Consiglio Comunale, che però, ricordo a tutti quanti, è sovrano nella sua forma diciamo organizzativa, come sancito dal TUEL, dal 2067-2000, e siccome non è regolamentato per quanto riguarda le riprese, ci troviamo nella fattispecie di dover autorizzare di volta in volta, autorizzazione che però non sta mancando, diciamo, non è mancata tradizionalmente, però va anche detto che a volte bisogna distinguere l'atteggiamento da avere con le emittenti televisive, sono accreditate, sono testate giornalistiche accreditate, e quello che avviene attraverso i social. Perché lo strumento di social, di cui spesso ho sentito parlare anche ossessivamente da parte della minoranza, ciò che succede ai social, secondo me, dovrebbe rimanere sui social. Se c'è un post piuttosto che un video che fa un attacco di natura politica sui social, ben venga, si risponda con lo stesso strumento, con lo stesso media, anche perché un conto è un consiglio comunale, un assise ufficiale, un assise istituzionale, e un conto quello che può succedere su Facebook piuttosto che su qualche altro social media. Una volta c'era l'abitudine dell'articolo giornalistico, diciamo, che faceva l'intervista a un politico, oppure il diritto di replica che era assicurato dalla deontologia giornalistica sullo stesso mezzo, sulla stampa. Quindi cerchiamo di rispettare almeno questo principio, anche perché diciamo la dialettica poi viene modificata anche da quello che è il medium, cioè quello che è lo strumento che utilizziamo. Quello che posso dire io sulla mia pagina Facebook personale non è quello che posso dire in consiglio comunale, e questo dipende anche dal rispetto istituzionale che ognuno di noi ha nei confronti dell'assise in cui si trova. Quindi cerchiamo di non confondere i due piani. Detto questo, voglio diciamo
ritornare in maniera più precisa al tema del provvedimento, va anche sottolineato che ben venga quindi interpellare i dirigenti, interpellare le parti burocratiche su tutto ciò che riguarda, richiamare le proprie responsabilità su tutto ciò che riguarda le decisioni di questo Consiglio. Mi preme anche sottolineare però che rispetto al tema in particolare dei rifiuti si è avuto un atteggiamento non esattamente costruttivo, perché sventolare durante una sisa in cui si parla di assestamento di bilancio, sventolare una determinazione dell'ANAC piuttosto che parlare di una sentenza del Consiglio di Stato, che onestamente non hanno nessuna attinenza rispetto a quello che stiamo andando ad approvare adesso. Perché? Dico questo perché. Innanzitutto perché la determinazione dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, non riguarda la ditta che sta in questo momento svolgendo il servizio, ma riguarda una ditta che era stata esclusa per una fattispecie che non aveva rispettato e che poi è stata nuovamente inclusa nella gara. Forse parliamo di provvedimenti diversi, perché non riguarda la ditta che si è aggiudicata l'appalto. Primo, per quanto riguarda la questione del Consiglio di Stato, anche lì noi siamo un ente che ha fatto, neanche noi, la... Consigliere Vietri, non mi ripeterò. Siccome diciamo noi stiamo andando ad approvare... Io ho il dovere di interromperla su questa questione. Per quanto riguarda le variazioni al bilancio, mi sento di dire, colleghi consiglieri, che indipendentemente da chi faccia il servizio, noi abbiamo un capitolato e abbiamo, diciamo, degli impegni di natura economica che sono quelli. A noi, tra virgolette, poco importa per chi svolga il servizio. Noi non abbiamo messo naso in questa cosa, ci mancherebbe altro, e quindi l'autorità giudiziaria farà le sue scelte in totale autonomia da quelli che sono i servizi che poi vengono resi a noi cittadini e a noi ente pubblico. Quindi questa cosa voglio capire perché deve essere un problema in vista dell'approvazione dell'assestamento del bilancio. E riguardo a questo genere, diciamo, di polemica, a questo genere di sventolare carte che, diciamo, sottintendono in maniera sibillina dei rischi nei confronti dell'ente, dei rischi a cui si potrebbe essere richiamati, che si è parlato di terrorismo psicologico, cioè questa strategia di comunicazione che tende a spaventare le persone, a parlare di responsabilità anche economica dei consiglieri, diciamo, tutti quanti consiglieri sono seduti qua, conoscono quali siano i propri diritti, quali siano i propri doveri, sanno benissimo che se parlano fuori dal microfono non vengono messi a verbale e che quindi ciò che dicono per la pubblica amministrazione non esiste, perché nella pubblica amministrazione la forma è sostanza, quindi se parli fuori dal microfono non sei verbalizzato e non hai detto niente al Consiglio Comunale. Penso, do per scontato che queste cose le sappiano tutti i consiglieri comunali, e quindi di conseguenza mi verrebbe da dire: cerchiamo di mantenere questo stile costruttivo, confrontiamoci, e sono venuti sicuramente degli spunti positivi per quanto riguarda i tavoli della minoranza, per i suggerimenti che sono stati dati, sicuramente la ricognizione anche, diciamo, di cui l'invito alla ricognizione che ha fatto il consigliere con la femmina, ma anche per quanto riguarda la disponibilità alla partecipazione del tavolo di concertazione per quanto riguarda i telefonari, sono tutti degli spunti positivi che sicuramente possono vedere la collaborazione con le file della minoranza e possono sicuramente servire anche per la minoranza per fare da pungolo alla maggioranza affinché questi argomenti restino sempre, diciamo, ai primi posti dell'ordine del giorno dell'agenda politica. Fermo restando che penso che l'agenda politica sia comunque ancora una volta di sia l'agenda politica sia della maggioranza che è stata nominata, è stata eletta dai cittadini per governare. Naturalmente la minoranza può fare in modo che certi argomenti possano continuare a rimanere. Consigliere, diciamo, Di Vietri deve concludere. No, basta, posso mi fermo. Grazie. Grazie consigliere Di Vietri. Ci sono altre repliche? Passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Consigliere Luisi per la dichiarazione di voto. Prego. Sindaco Presidente, colleghi consiglieri, io logicamente ho ascoltato anche con molta pazienza alcuni interventi e diciamo che anch'io ritengo che in certi tratti sia
venuta fuori la volontà da parte di qualcuno di non strumentalizzare più di tanto alcune vicende, ma di cercare di trovare delle soluzioni correttive a quanto in realtà stiamo discutendo. Però vorrei anche dire che non può essere semplicemente la questione Tari quella che dobbiamo discutere, perché quella che abbiamo discusso è sicuramente qualcosina di molto più articolato e complesso, e questa era una parte. In questa dichiarazione di voto, Sindaco, noi le anticipiamo il voto favorevole del nostro gruppo. Non fosse altro perché logicamente tendiamo a stigmatizzare chi mette in luce una gestione che forse può aver avuto idea di non essere trasparente con determinati atti che non mi sembra non siano stati allegati, e vorrei anche ricordare a qualcuno, io non c'ero, questo non ci sono, per esempio, prima questa comunità era tra virgolette costretta a pagare un affitto, adesso invece con una ricognizione di quello che è anche il patrimonio della città, ha capito che si può anche cercare di utilizzare gli immobili di proprietà e far sì che alcune risorse rimangano nelle casse dei cittadini. Ecco perché dobbiamo logicamente stigmatizzare chi pensa che dietro questa storia della Tari ci sia stata, per esempio, una visione preconcetta concernente la vessazione di alcune categorie, o meglio, la scelta premiante per alcune. Io non credo che sia mai fatta questa distinzione, e lo dico anche da lavoratore autonomo, così come sono anche molti e diversi di noi. Ascoltando quindi la relazione tagliata dell'assessore e anche quelli che sono stati gli interventi che sono venuti da questa maggioranza, anche di carattere tecnico, io ringrazio loro per questi interventi, io Sindaco accolgo in maniera positiva anche l'appello che è stato comunque lanciato dal consigliere Colafemmina. Vediamo un attimino di concertare insieme, attraverso questo fondo di cui lei ha parlato o anche altre azioni, tutte quelle prerogative che in questi casi devono essere esaminate, affinché si vada incontro a quelle che sono le giuste aspettative di alcune categorie che in questo momento sicuramente non facile, molto probabilmente potrebbe. Allora, noi questa cosa già sappiamo che dal primo giorno in cui abbiamo vinto l'avremmo presa in considerazione, ci abbiamo comunque già lavorato. Adesso la nostra apertura più totale nei confronti dell'opposizione, che ripeto, ho visto che a tratti aveva manifestato questa volontà collaborativa nel cercare di non strumentalizzare, mi sembra di capire, ma di porre seriamente argine a determinate cose che, ripeto, non dipendono da una gestione non oculata della cosa, perché questa è la cosa che va messa in evidenza, perché non certo c'è stato qualcuno che in maniera preconcetta abbia detto adesso possiamo ragionare in questa maniera, vessiamo qualcuno e salviamo degli altri. Non può proprio appartenere al nostro modo di vedere le cose. Quindi noi, in base alla relazione dettagliata del nostro assessore al ramo, le anticipiamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento che riguarda appunto la salvaguardia. Grazie. Grazie consigliere Luisi. Consigliere Montenegro, per dichiarazione di voto. E sono in disappunto con le dichiarazioni che prima ha fatto il sindaco, e cioè se l'amministrazione giustamente ha stabilito delle tariffe per alcuni settori, ben venga. Poi per soccombere questo disagio portato a questi imprenditori, ad alcuni settori sociali, lei dovrebbe dare un bonus. Allora, è la stessa cosa che
io vendo un materiale a caro prezzo, poi ho un risentimento e dico: che cosa ho fatto? Dice: ho venduto a caro prezzo il materiale, non sono concorrenziale con il mio collega, adesso gli restituisco i soldi indietro. Lo chiamo il cliente e restituisco i soldi indietro. Arriviamo al dunque. Il comune in sé per sé è un'azienda, no? Lo Stato è un'azienda che effettivamente noi dobbiamo curare eventuali perdite per sanare o quadrare i conti. Se il dirigente ha deciso di innalzare i costi a metro quadro della nettezza urbana, un motivo c'è, al di là delle normative europee, delle normative nazionali. Quindi per quadrare i conti ha deciso di innalzare le spese per la nettezza urbana poi in altri settori, o l'IMU, poi vedere la LIFU, per quadrare i conti 0 a 0, poi per quanto riguarda il bilancio o l'assestamento di bilancio, l'equilibrio di bilancio. Allora, innanzitutto devo dire un particolare che parecchi consiglieri non sanno, ma il sottoscritto è aggiornato, già che dobbiamo trovare le soluzioni. Allora, la politica deve trovare le soluzioni ai problemi per la nostra città. E per guardare i conti dei bilanci pubblici in collaborazione con il bravo nostro dirigente delle comunità. Consigliere Montenegro, però le ricordo che siamo in fase di dichiarazione di voto. Perché è un passaggio importante. Le sto ricordando che siamo in fase di dichiarazione di voto. Se si finisce una cosa differenziata, io con gli organi preposti, ad esempio a Teorema, io ho un contratto per la raccolta differenziata. C'è una normativa europea che bisogna andare in fondo a studiare con la Comunità Europea, che tutte le attività che fanno la raccolta differenziata, la regola non dovrebbero pagare la TARI. La regola. Questo in particolare che bisogna andare a fondo e studiare, caro sindaco. E quindi bisogna andare a studiare queste normative. Bisogna solo portarlo al tavolo del Consiglio Comunale e se c'è la possibilità di aiutare gli imprenditori con queste normative europee, gli imprenditori avranno uno sgravio in maniera esorbitante per quanto riguarda il pagamento della TARI. E quindi è un argomento che sottoscritto alla minoranza, anche in collaborazione con la maggioranza, porteremo avanti. Siccome parecchi consiglieri hanno sollevato la soluzione, il sottoscritto le soluzioni le trova tutti gli argomenti, da ora in poi troveremo le soluzioni. Ecco perché l'esperienza di alcuni consiglieri serve, bisogna l'informativa, serve. Allora la politica deve dare la direttiva ai dirigenti, perché i dirigenti fanno, senza offesa, ripeto, noi abbiamo bravissimi dirigenti di competenza, fanno la normale amministrazione, devono quadrare i conti. Questo vuol dire. Vabbè, questo è un argomento che prenderemo successivamente nei prossimi consigli comunali. Grazie consigliere Montenegro. Allora devo chiudere. Va bene. Poi successivamente, quando ci saranno raccomandazioni al sindaco, presenteremo nuovamente questa cosa. Chiedo scusa se ho splafonato i margini dell'intervento. Grazie. La direzione del voto è negativa. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Pistilli. Consigliere Montenegro, gentilmente può spegnere il microfono? No, se lo passa. Vengo a votare questo provvedimento, anche se non ho ancora capito, nonostante questa lunga, matura riflessione, se questa amministrazione è obbligata a seguire delle tariffe ministeriali o quelle dirigenziali. Ai commercianti viene detto che ci sono le tariffe ministeriali, poi ci sono quelle dirigenziali, non c'è nessun obbligo, voi avete la facoltà di individuare un percorso, i dirigenti in quel caso si debbono attenere. Chiariamo queste cose. Come anche intendo chiarire una
una cosa molto importante, cioè ho dato disposizioni per istituire un fondo. Vabbè, anche io potrei dire, o potevo dire quando ero sindaco, al direttore di ragioneria: trovami i soldi perché al posto della cassa armonica voglio realizzare la seconda torre Eiffel. Qua bisogna trovare un percorso, perché il compito dei dirigenti è al massimo quello di trovare la disponibilità economica. Noi non abbiamo visto ad oggi né la disponibilità economica e tantomeno il percorso. Consigliere Luisi, quando bisogna fare il trapezista bisogna assicurarsi di saperlo fare bene, perché se le natività si riducono e si libera un asilo e si riatta, si adegua in un ufficio di collocamento, non avete fatto una grande cosa. Soprattutto quando poi risparmiate sull'ufficio di collocamento e ci fate perdere l'ufficio in Val di Civili perché non c'è la disponibilità di locale. Ah, è per fare queste puntualizzazioni, è per fare queste proprie valutazioni. Concludo ricordando al sindaco che dice che non poteva fare nulla, che la delibera dell'anticorruzione come punto principale stabilisce che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, e mi faccia rispondere. Lei sa che cosa le devo dire? Mi faccia rispondere. Che non è all'ordine del giorno. E trasporto, intanto l'affronteremo. Non era, ma non adesso. Non era oggi. Idonea, la procedura non era idonea. Consigliere, di acquaio delle fonti aveva il la prego imponente. Peraltro siamo in fase di dichiarazione se di voi voto. Ricevete questa cosa non è, non è proprio per va bene, lo affronteremo. Grazie. Tanto, grazie consigliere. La polvere che non viene tolta sempre sotto il tappeto sta, la faremo comunque uscire, lo faremo con le giuste modalità. Allora, secondo la mia visione, probabilmente mi sbaglio, è mancato un vero e proprio idoneo controllo gestionale da parte di alcuni uffici superficiali. Tutto è stato gestito in modo superficiale da questi uffici, con alcuni privilegi che mettono in evidenza la gestione di tipo familiare. Si riscontrano numerosi perduranti difetti che, come già abbiamo dichiarato in questa assise, saranno trattati in misura monotematica punto per punto. Prima con una serie di interrogazioni ai dirigenti con richiesta di risposta scritta e poi con mozioni e dispositivo che prevederanno prima e seconda convocazione, e per la quale chiederemo il parere ai dirigenti. Insomma, analizzeremo di tutta questa gestione sia gli aspetti endogeni che gli aspetti esogeni, proprio perché vogliamo fare chiarezza e mettere in evidenza quelle che noi definiamo al momento anomalie. Mi auguro che con i dirigenti abbia una sintonia nel valutare questi provvedimenti, sperando di non essere costretto a rivolgermi al Collegio dei Revisori dei Conti, all'organismo individuale di valutazione, che secondo me va modificato urgentemente per arrivare poi altrove. Spero di trovare qui le soluzioni attraverso il confronto. Spero di chiarire qui le questioni. Sono convinto che se il percorso è questo, probabilmente condivideremo una strada. Al momento il mio voto è contrario. Grazie. Grazie consigliere Pistilli. Sindaco, per dichiarazione di voto. Il mio voto è ovviamente favorevole, però sento il dovere di raccogliere anche alcune sollecitazioni che sono arrivate da questo Consiglio Comunale, nel senso che adesso arriviamo a questo punto.
Per quanto riguarda la questione dell'appunto, posso parlare? Se posso parlare sono grato. Quindi praticamente raccolgo alcune sollecitazioni da questo consiglio, da questo dibattito. Credo che in futuro gli atti che vengono consegnati ai consiglieri comunali, le relazioni, debbano essere effettivamente un po' più chiare. Dobbiamo fare tutti quanti, e gli assessori devono vigilare anche su questo, lo sforzo che, voglio dire, di una maggiore chiarezza, perché probabilmente un linguaggio a volte prettamente burocratico rischia di essere oscuro, e quindi la sollecitazione che viene dal consigliere Maurizio, io mi sento che comunque la si debba accogliere. Purtroppo è un limite che riguarda tanti atti della pubblica amministrazione. Io sicuramente il consigliere conoscerà tante di quelle sentenze che chiare non sono, tanti di quegli atti che chiare non sono, è uno sforzo grande quello che bisogna fare. Però noi che ci rivolgiamo ai cittadini, così come agli utenti della giustizia, o comunque alle persone che devono leggere questi atti, dobbiamo fare uno sforzo per renderli un po' più intelligibili. Noi siamo per la trasparenza sempre. Io a questo proposito voglio anche dire che, per quanto rispetti, diciamo, le indicazioni del Consiglio, della dottoressa Giorgio, io poi personalmente sono così, per me andrebbe ripreso tutto, anche, voglio dire, anche il momento in cui sto a casa mia, quasi quasi, insomma. Però no, voglio dire, secondo me però esistono degli orientamenti del garante della privacy che parlano di più che di un'autorizzazione che deve dare il comune, un obbligo di informazione da parte di chi riprende. Io, per me, per quanto mi riguarda, è un problema assolutamente rilevante. Secondo me chiunque, ma proprio perché vengo dalla professione giornalistica e io sono stato abituato anche a riprendere là dove non si doveva, poteva riprendere, perché il diritto di cronaca secondo me viene soprattutto, quindi spero che in qualche modo si possa. E mentre un'altra cosa che voglio dire è il mio punto di vista, io capisco, se poi ci sono degli orientamenti, dei regolamenti, delle disposizioni di legge, io non ci posso fare niente. Invece, per quanto riguarda la questione dell'orario pomeridiano, secondo me va accolto, e questo è solo, però va accolto questa esigenza richiesta fatta dal. E dunque, per quanto riguarda gli sgravi, le esenzioni per alcune aziende che selezionano i rifiuti, questa questione l'abbiamo più volte posta a incontri che ci sono stati, di cui ha partecipato anche l'assessore quando non era assessore. Purtroppo le normative, ci è stato detto, non impediscono di fare questo, cioè nel senso che per ciò che riguarda comunque la raccolta differenziata porta a porta, che non è ciò che è la separazione industriale legata all'attività, purtroppo, dopodiché, sono, diciamo, ben lieto se questa cosa si riesce. E la possiamo assolutamente anzi, consigliere Montenegro, io la invito in qualità anche di Benito Questi e la minoranza a scegliere, però se lei vuole dare il suo contributo su questo, per carità. Mentre per quanto rispondo a Pistilli, che dice che noi non abbiamo indicato il percorso, per quanto riguarda il fondo, per quanto riguarda questi aumenti della TARI. Il percorso è ben chiaro ed è stato scritto. Noi, è quello degli avvisi di accertamento, noi attraverso gli avvisi di accertamento dell'evasione dei tributi, da là troveremo i proventi per fare questo fondo, per restituire, diciamo, per attenuare quello che altrimenti, applicando le tariffe medie, diciamo, sarebbe un peso eccessivo nei confronti di alcune categorie. Fermo restando che quello che dobbiamo fare è cercare comunque di attenerci, di stare nella media del circondario, della provincia. Sappiamo che comunque determinate categorie, in quanto producono più rifiuti,
pagano, sono costretti, devono pagare un po' di più. Il sindaco deve concludere. Quindi questo per quanto riguarda le cose che noi vogliamo organizzare. Quindi il mio voto è favorevole. Grazie. Grazie, grazie sindaco. Consigliere Dantini. Ringrazio il signor sindaco per quello che ha detto. Mi trova d'accordo sul fatto delle riprese, perché io sono del parere che noi qui non stiamo discutendo, consigliere Pellecchi, perché l'ho vista che era un po' dubbiosa, non stiamo discutendo di uno strato tornaconto personale, stiamo discutendo di situazioni che riguardano i cittadini. Quindi io sono del parere che il cittadino deve sapere quello che noi facciamo, che noi decidiamo e discutiamo. Perché secondo me uno dei primi problemi che ci sono stati ad Acquaviva è stato proprio una, per certi versi, non proprio lineare sull'andamento dei consigli comunali. Però poi ci facciamo al parere della maggioranza del consiglio in merito a questo. Per quanto riguarda il mio voto non è favorevole, è contrario, per due ragioni. La prima è di carattere tecnico, perché la documentazione che mi è stata pervenuta non è assolutamente chiara, e mi rifaccio anche a ciò che ha detto lei, signor, che devono essere più chiari, perché il voto non può essere favorevole se io ho dei dubbi molto forti in merito. Contrario, per un'altra cosa. Può cambiare il microfono, consigliere, può prendere? Sì, stavo dicendo perché il mio voto è contrario. Il mio voto è contrario. Innanzitutto ripeto il concetto, perché ho bisogno di più chiarezza da parte dei dirigenti. Il punto secondo, perché c'è stata anche poca chiarezza secondo me nel dibattito consigliare, in quanto secondo me qui bisogna prendere e avere una presa di posizione. Io non posso accettare che mi si dica che un tecnico, un dirigente mi dica di rispettare delle tariffe, e quindi per rispetto al dirigente io massacro un commerciante e devo praticamente salvaguardare o sgravare parzialmente una famiglia. Non lo posso credere questo. Io credo che secondo me l'amministrazione poteva fare di più. Quindi il mio voto è contrario e quindi concludo. Grazie consigliere Dantini. Consigliere Laira. Ho cambiato microfono. Io preannuncio il mio voto contrario al provvedimento, così come ho già detto nella relazione iniziale. Vorrei soltanto soffermarmi su quello che aveva detto il sindaco riguardante le tariffe TARI. È vero, sindaco, che ci sono delle tariffe predisposte dal Ministero, però è anche vero che prima di poter effettuare quel tipo di tariffa bisogna fare una bella distinzione e quindi una ripartizione ben precisa del piano finanziario. Perché questo? Perché, come ha detto lei, le utenze domestiche incidono maggiormente rispetto a quelle non domestiche. Pertanto, se noi andiamo un po' ad equilibrare le tariffe, vediamo che quasi il 70% vanno a finire alle tariffe per le utenze domestiche, mentre il 30% circa
alle utenze non domestiche. E anche se vogliamo applicare quel tipo di tariffa imposta dalla legge, sicuramente non sarebbero arrivati a quelle somme che hanno avuto oggi i commercianti e gli studi professionisti e tutti gli altri. A questo voglio aggiungere, signor Sindaco, che nel mese di febbraio del 2018 una circolare del Ministero delle Finanze ha precisato che per quanto riguarda le tariffe da usare per la Tari si poteva utilizzare lo stesso sistema dell'anno precedente. Quindi in teoria la vostra è stata una vera e propria scelta politica, quella di dover colpire le utenze non domestiche, anche perché se andiamo a riprendere la relazione dell'assessore, a un certo punto chiaramente dice che ci saranno ripercussioni per le attività commerciali, artigianali e quant'altro, mentre voi di maggioranza non avete preso nessuna distanza da quel tipo di relazione. Concludo affermando ancora il mio voto contrario. Grazie consigliere Laira, prego consigliere con la femmina. Che passasse ai cittadini l'idea che oggi stiamo votando sulla questione Tari, perché pur essendo la questione Tari una questione di estrema importanza, oggi ci troviamo ad esprimere un voto sull'assestamento di bilancio che coinvolge marginalmente le spese riguardanti i rifiuti e che arriva dopo un parere positivo da parte dei revisori dei conti del Comune. Questo per dire che per quanto nell'ambito dell'assestamento di bilancio ci siano delle scelte economiche e politiche da parte della scorsa amministrazione, nonché dell'attuale, noi non abbiamo degli strumenti atti ad esprimere una bocciatura di quello che è un bilancio che è in pareggio. E quindi questo per esprimere quello che sarà il mio voto, che è un voto di astensione, in quanto io non ho gli strumenti, gli elementi atti a poter né approvare né, diciamo, respingere questo assestamento di bilancio. Grazie. Grazie consigliere con la femmina. Prego consigliera Bruno. Buongiorno a tutti, in questa mia dichiarazione di voto che è chiaramente favorevole devo fare delle precisazioni di carattere soprattutto generale. Al di là degli argomenti che sono stati trattati e devo dire anche io mi complimento con la maggioranza e con la minoranza per il modo con cui sono stati trattati, tuttavia non dobbiamo dimenticare che benché la Tari certamente rappresenta uno dei punti più dolenti di questa amministrazione, argomento di cui abbiamo già detto in capitale che cercheremo dei correttivi alle difficoltà che si sono create. Ma non dobbiamo dimenticare che l'approvazione oggi di questo documento vuol dire anche approvare l'aumento, per esempio, delle spese che questa amministrazione, l'amministrazione uscente, ha fatto nel settore dei servizi sociali, settore a me molto caro e molto vicino. Non possiamo non notare dal documento che l'aumento delle spese ammonta a circa 131.000 euro. Nelle spese che questa amministrazione ha anche deciso di aumentare non possiamo dimenticare anche le spese per il diritto allo studio, ovvero le spese per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente, ovvero le spese per le politiche agricole e agroalimentari. Ancora sono aumentate le spese per le politiche giovanili. Ecco, questo per me rappresenta un elemento di profonda riflessione che insieme a tanti altri certamente mi fa arrivare alla determinazione di esprimere un voto completamente favorevole.
Grazie, grazie consigliera Bruno. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, allora possiamo passare alla votazione. Dando atto che è stato acquisito il parere dei revisori dei conti. Carlucci? La Terza? Di Vietri? Pellecchia? Bruno? Lattarulo? Pietroforte? Spinelli? Luisi? Carlucci Sergio assente. Sardone? Spistilli? Laira? Con la femmina? Dantini? Montenegro Tommaso? Maurizio? Allora, Presidente, 10 voti favorevoli, 1 astenuto, 5 contrari. Il provvedimento è approvato. Votiamo adesso per l'immediata esecutività come la votazione precedente. Chi ha bisogno degli attestati? La seduta è sciolta. Per chi avesse bisogno degli attestati può rivolgersi alla segretaria.